Radio Cigliano presenta Dopo cena con quattro chiacchiere con tanti ospiti e la loro musica. 19 gennaio 2017, è scattato l'anno, benvenuti in diretta su Radio Cigliano. Questo è giovedì e quindi si parla e ci si diverte insieme con Dopo Cena Con, una trasmissione nella quale finalmente io mi riposo un po', perché la musica non è appannaggio mio ma è appannaggio degli ospiti. E stasera accanto a me, se siete su Facebook lo vedete, mi vuole mordere il dito, c'è Davide Lepore. Buonasera. Allora, io faccio due piccole cose con i nostri amici che conoscono bene, soprattutto su Facebook. Questo video lo state guardando dalla pagina di Radio Cigliano, rimbalzato sulle varie condivisioni. Mi raccomando, se volete intervenire, andate sulla pagina. Intanto condividete il video sulla vostra pagina Facebook, perché ci fa sempre piacere, perché è la maniera di essere insieme, social con tutti quanti. Dopodiché andate sulla pagina di Radio Cigliano e da quella pagina entrate nella chat e potrete chattare insieme a noi. Ah, domanda, no? Dimmi. Ma perché io vedo lì delle cose e poi le vedo dopo tre. Perché c'è il ritardo di Facebook. Loro tutti quanti, anche in radio, ci sentono con una ventina di secondi di ritardo, più o meno. Okay, però il monitor con il quale tu puoi interagire e vedere che cosa stai facendo è quello là. Guardi questo, te incanti. È preoccupante, praticamente. Io sto parlando, ma lì faccio tutt'altro. E quello era preoccupante. Allora, benvenuto! Viva! Come stai? Ciao. Bene, stacco morto, devo dire, oggi abbiamo lavorato tutti, abbiamo lavorato tutti quanti, siamo ammazzati di lavoro. Esatto, però non è stato male. Come dice sempre un nostro collega, non faccio nomi, ma cognomi. Beh, sempre meglio fare doppiaggio che lavorare. È vero, sì, perché ringraziando il Dio ne facciamo un lavoro che ci piace, per cui credo che la maggior parte delle persone al mondo oggi non facciano un lavoro che realmente e quindi piace. Noi ci divertiamo, siamo fortunati. Quindi anche la sera, questo, quando torniamo stanchi, non vuol dire che non ci si stanca. No, perché infatti torniamo stanchi e tu mi dici nei WhatsApp, mi dici: ma proprio alle 9, Ale. Cioè, proprio quando abbiamo finito, un attimo dopo. No, io non sono dovuto passare da casa dopo il turno, perché se sai, quando che entri dentro casa, poi tocchi il divano, è finita, cioè, vero? Abbiamo tutti il divano con le braccia che ti avvolgono, dentro, e diventi la figura mitologica del divano Tauro. Infatti il discorso è quello, bisogna fare tutto di fila, è come quando andiamo al quarto turno. C'è tanta gente già in chat. Ciao, c'è Riccardo, ciao, Leila, Riccardo l'ho già salutato, Raffaella, Giuseppe, Cristina, Monica, Marco, grazie di essere già con noi in chat. Ma tu ci vedi fino a lì? Sì, perché sono abituato, perché poi c'ho gli occhiali, poi c'ho il bifocale, c'ho il bifocale. Ma te stai questa, ma te un occhiale da lettura? No, allora io ho un grosso problema, che non lo vuoi mettere? No, non è quello, io lo metto, anzi, quando sono davanti al computer le cose lo metto, ce li ho anche, se vuoi li metto, ma non è quello il problema è che io ho un occhio che ci vede da lontano e un occhio che ci vede da vicino. No, vabbè, sei diavistico. Sono un po' a mi devono fare gli occhiali, cioè l'ottico che impazzisce dice: così va bene? Sì, da una parte, perché dall'altra no. Sto così, che dovrei fare così per vedere da vicino e così per vedere da lontano. Un casino, per bordello. Cui faccio così e faccio prima e mi avvicino. Quindi a questo punto vedi. Ciao tutti Marco, quanti. Ciao Giuseppe. Vedi, un caro saluto a Davide, con cui non ci si vede dal Mico Capital Voice Award del 2011, dice Marco. Addirittura. Vedi? Addirittura. Allora, tu devi sapere, perché poi la gente che ci guarda è informatissima su cose che noi manco ci ricordiamo, veramente, perché noi facciamo tante cose, ne doppiamo tante. Sembra un po' sciatteria, invece non è sciatteria. È successo un paio di volte, magari ai Romix, alle cose, di gente che dice: ah, perché tu hai doppiato quella cosa lì? Se lo dici tu, io mi fido, perché voglio dire, a magari volte ti portano anche la prova audio. Sì, capito? No, è che neanche Antonio Genna riesca più a stare appresso, non ce la fa più alle cose. Sono veramente tante. Si diventa fortuna. Veramente scemi. E quindi ci sta tanta gente che sa molte cose di noi. Ciao Lavinia, benvenuta. Ciao Lavinia. Ci fa veramente piacere anche che tutti quanti siano un po' nostri biografi, no? Certo, perché un po' così.
questo amore che hanno per il nostro lavoro è sicuramente una cosa bella, ed è qualcosa, insomma, dobbiamo ringraziare tutto quello che è stata le generazioni di doppiatori italiani che ci hanno preceduti, che ci hanno preceduto, con cui siamo nati e cresciuti anche noi, che sicuramente hanno fatto di questo lavoro l'elite mondiale, perché il doppiaggio come viene fatto in Italia credo che veramente in nessun'altra parte del mondo riescano a farlo in questo modo, e per cui è un piacere sapere che c'è tanta gente. Io ancora oggi, persone più disparate, che in ambienti che non c'entrano niente, e io non sono il tipo che si vanta e dice: ah, sai, io faccio il doppiatore, faccio questo, faccio quell'altro. Sì, facciamo un lavoro come tanti, esatto, insomma. Poi magari poi viene fuori il discorso una cosa o un'altra, e poco tempo fa proprio è successo, ero a una riunione di cose che non c'entra proprio niente con il nostro lavoro, e ci ho avuto due persone, secondo me, che hanno detto: io ho saputo una cosa, e lì è coglioni, che tu sei la voce di Milhouse. E poi la cosa bella è quando ti chiedono: dai, me la fai sentire, che stai magari in mezzo alla gente, e tu ti puoi mettere a parlare così, perché no, ma poi, ti vedo per matto. E per cui è, io racconto sempre, c'è anche di peggio: ah, tu fai doppiaggio? Questo negli anni '80. Sì, faccio doppiaggio. E fammi bombolo. No, ma aspetta, non è esattamente così. Fai, no? L'imitatore. Sì, non faccio l'imitatore, so Sabani, faccio il faccio, no, un'altra cosa. Ci sono le cose. Io c'è un aneddoto che racconto sempre, perché è una cosa che a me mi ha fatto veramente impazzire dalle risate, che qualche anno fa ero andato in Sicilia ospite da un'amica, e questo paese della Sicilia sapevano che comunque arrivava la il doppiatore di Milhouse, di Chris, dei Griffin e le cose. Venne questo ragazzo da me, molto carino, mi disse: ah, allora tu, ma mi fai sentire la voce? E io, che obiettivamente non tu mi conosci da tanti anni, faccio teatro, suono, faccio cose, ma in realtà io sono un vergognoso, sì, su alcune proprio, cose. Poi ti butti quando sì, devi no, lavorare. Se mi devo buttare, mi butto, sì. Ci mancherebbe altro. Però, diciamo sul personale, no? Esatto. Gli dissi una frase con la voce di Milhouse, e lui, bellissimo, mi guardò e mi disse: Madonna, ma sei uguale! Sembri lui! Io rimasi, quando guardai, ho fatto. Che sono devo uguale, fare? Sono io. No, questo è bello, che poi ce lo dicono quando magari facciamo i cartoni, abbiamo fatti tutti quanti, eccetera, eccetera. Il bello è quando ti dicono: senti, mi fai la voce di quel personaggio? E quello parla con la voce mia naturale. Sì. Cioè, sì, certo, sì. Non parla in romanaccio, ovviamente, non c'ha il romanesco. Sì, sì. Oppure magari non so, le dici: ma è vero che tu hai doppiato Shining? Cioè, sì, facevo il bambino, mi fai la voce. E come si fa? C'avevo 11 anni, ne ho 48. È un po' complicato. C'è un attimo, c'è... Oppure, ma senti, quel cartone animato che hai doppiato negli anni 80, nell'81, se torna la seconda serie, amore mio, se l'ho doppiato negli anni 80, avevo 15 anni. Come faccio? Se torna la serie, posso far nonno, voglio dire. Infatti, se prima doppiavo Peter, adesso posso doppiare nonno. È vero che anni. Sono stati fatti dei tentativi di doppiaggio. Sì, un po' filologico, diciamo, sì, no? Sì, possiamo sì, dire però in questa maniera. Effettivamente la nostra voce cresce insieme a noi, sì. Non a tutti, perché c'è gente che gli è rimasta la stessa voce. Per sempre. Esatto. E purtroppo questa è un'altra grossa problematica, secondo me, che molti dei nostri colleghi non si rassegnano al fatto che la loro voce non cresce e l'attore sì. Sì, infatti. E quindi magari dopo un po' non ci stanno più bene sopra, però quello sono altri discorsi. E però sì, diciamo che quello che è la parte fan che ti viene a raccontare, a dire di cose che tu veramente non è che per non cattiveria non hai cancellato, ma non te le puoi veramente. Cioè, quando tu entri in un turno e fai Romeo al primo turno, e poi fai uno spaziale, un fantascientifico al secondo e al terzo turno, Romeo già l'hai cancellato, capito? Stai a fare il fantascientifico, esatto. Quando torni a casa dici: aspetta, allora che ho fatto allora, oggi? Ho fatto Romeo, ho fatto Guerre Stellari, ma dopo una settimana che poi magari hai fatto il cartone, che hai fatto il documentario, che hai fatto, ma non puoi ricordarteli, no. A meno che non è il non personaggio è fisso della serie, no, della cosa. Il bello apposta, sì, infatti, il bello è quando succede che tu magari hai fatto un film, magari anche un film che poi è diventato un cult, ma tu l'hai fatto in un turno. Certo. Capito? In un turno in mezzo a tutti gli altri. Esatto. Non è che poi ti sei dovuto preparare, come diceva il mio psicologo quando sono andato allo psicologo: voi fate mesi di prove a tavolino per fare ogni doppiaggio. Certo. Guarda, mesi. Ma mesi di prove a tavolino, non ne usciamo più, sì, praticamente. Sì, noi Stanislavski e il doppiaggio. Sì, dobbiamo entrare, infiltrarci. Proprio. Assolutamente. Io quando ho fatto Shining sono andato un mese in montagna in un albergo, in un albergo sul triciclo insieme a Giannini e... sì è bello no, è quindi bellissimo. Noi arriviamo là, facciamo il turno e poi andiamo a fare un'altra cosa, magari quel giorno ce ne andiamo a Porta di Roma a comprare una cosa, perché è pure possibile che non ci abbiamo un esatto, turno esatto, può succedere anche di non averci, no? Avere un po' di ore libere, però esatto. A volte
succede invece che ne facciamo altri tre di turni, quindi quella cosa piccola che hai fatto, che per te era una cosa piccola perché è stato un turno. Poi diventa, esplode, esatto, diventa un cult e dico ma come, non ricordi? Sì. No, non ricordo. Io a volte mi dicono, dice ma tu hai fatto quel ruolo in quel film, io non, sì, non so poi manco il titolo del film. No, a volte mi chiamano degli amici, ma guarda ho visto questa cosa al cinema. Ah, e com'era il film? Ma dimmelo te, scusa, l'hai fatto io. Certo, io veramente non mi ricordo. Oppure perché non me l'hai detto? Anche a Francesco. A Roberto. A Roberto. Grazie, buonasera signor Alessio, buonasera signor Davide, piacere di fare la sua conoscenza. Cioè, dammi del coloro a questo punto. Allora, io ricordo a tutti quanti, oltre al fatto che esiste anche un WhatsApp. Ciao Valeria. Un WhatsApp che è... ciao Valeria. 328-7948-796. Tra un po' noi produrremo il selfie di giornata e ve lo mandiamo. Ah. Nel frattempo, una cosa che ci piace in questo periodo, soprattutto perché fa molto freddo, se volete mandarci i vostri contro-selfie, magari... Ma perché no? Perché avete fatto una bella foto sulla neve, da qualche parte. Oggi... ieri la neve non è stata proprio bella, no, dobbiamo dire, dobbiamo la verità, dire che ieri in questo è stato un periodo casino. La neve sta un po' rompendo, diciamo, però se la sta prendendo su una parte d'Italia che mi che sembra era meglio lasciarla stare abbastanza. Era veramente meglio lasciarla, esatto, stare. Tra l'altro, anzi, un saluto, ci fosse qualcuno, non ma lo infatti so. noi siamo qui a cazzeggiare e a perdere un po' di tempo insieme a voi, cazzeggiando veramente allegramente, siamo ben consapevoli di quello che ci succede intorno, anche a pochi, sì, chilometri da Roma. Guarda, veramente, io mi ricordo quando successe quest'estate, ho aperto la mattina il telegiornale e lì ho avuto veramente, tutti noi abbiamo i nostri problemi, possono essere problemi finanziari, d'amore, di qualsiasi tipo, e mi sono veramente reso conto di quanto i miei problemi in quel momento fossero veramente piccoli e poca cosa. Piccoli. Mi sono anche un po' vergognato, sì, di averli di pensare, proprio, di avere dei problemi, sì, perché non sono altri, sono altri i problemi, sono quello, sì, che stanno vivendo queste persone, sono... Io ho un caro amico che è un vigile del fuoco che per l'ennesima volta è tornato su e veramente, anzi, i vigili del fuoco io veramente credo sia una delle categorie più... Protezione civile, a voglia, sì, siano veramente... ma anche i volontari, quelli che vanno, partono magari dalla Sicilia o dal Trentino, no? Sì, per sì, andare sì, ad aiutare, sì, le popolazioni, le porca miseria con un ragazzi. Cuore... grande così e... noi cazzeggiamo e loro fanno veramente, sì, cose, no, importanti. Ma se poi vai a vedere adesso, non voglio rattristare, vabbè, però è giusto anche ricordarlo, cosa, se vai a vedere quello che prende un pompiere di stipendio al mese per fare un grande lavoro, siamo in Italia, questo pompiere prende quello, poi c'è gente che sciala. Torniamo alle leggi. Allora, vi ricordo che intanto sulla vostra pagina Facebook una condivisione di questo video ci sta bene. Tra un po' vi ringrazierò per le condivisioni, vi lascio un po' sedimentare e quindi grazie ad averlo fatto. Per commentare sulla pagina Facebook di Radio Cigliano, vi ricordo e ve lo faccio anche vedere perché a me piace che le cose si vedano e quasi si tocchino con mano. Questa è la pagina YouTube di Radio Cigliano, nella quale ci sono tutti i video in HD di tutte le trasmissioni che facciamo, quindi alla fine della trasmissione, datemi il tempo di pubblicarla, troverete anche il dopo cena con Davide, come ci sono tutti quanti gli altri. Perfetto. Mentre invece questa che vedete in sovrimpressione adesso, amici di Facebook, ovviamente in radio non la possono vedere, no, ve la veramente racconto, è la pagina Facebook di Radio Cigliano. Mettete mi piace se siete per la prima volta su questa pagina, perché viviamo di questo, viviamo di like, viviamo anche di like. E vi faccio anche vedere che qui c'è un tab, lo vedete, questo live, se voi ci cliccate sopra c'è la diretta 24 ore al giorno di tutte le canzoni, della musica che c'è su Radio Cigliano, alternata alle repliche di Dugustis al mezzogiorno e alle 4, è sempre attiva, se volete ve la potete anche scaricare sul vostro cellulare, c'è un'app dedicata, andate su iOS o su Apple Store o Google Play, cercate Radio Cigliano, trovate l'app, è gratuita, ve la scaricate e sentite la radio sempre. Ho fatto l'istituzionale, hai basta. Fatto quello che hai fatto il tuo, allora senti, dimmi. Io qui ho Davide Lepore, non ho mica c'ho pizza e fichi. Allora, voglio sapere. Dicami. Tu, sì, che sei attore di teatro, regista di teatro, direttore del doppiaggio, pure dialoghista hai fatto, sì, vero? Pure anche dialoghista. Attore non ne parliamo, di doppiaggio, eccetera, eccetera. Un poliedrico personaggio di spettacolo. Sì. Ti piace? Con una grande passione che è l'unica cosa che fino adesso non ho mai fatto. Qual è? Il musical. Ah, io ho una passione
musical, quello tipo Broadway, diciamo. Sì, il musical, anche devo dire che anche la commedia musicale italiana, sì. Sono cresciuto io con la commedia musicale italiana, e diciamo, ecco, a oggi, io il giorno che ho, se mai dovesse succedere che io riesca a fare Don Silvestro in Aggiungi un posto a tavola, sei, io posso fatto. Fare la prima e morire il giorno dopo. Io infatti ti stavo proprio dicendo Aggiungi un posto a tavola. Esatto, veramente. Fare Don Silvestro in Aggiungi un posto a tavola, poi faccio la prima, debutto. Che e... sono cose che possono succedere, eh. Può succedere domani. L'età adesso, insomma. C'è. L'età adesso, sì, c'è. L'età ad... sì, perché l'età Don Silvestro c'è. Non è giovanetto. Beh, no, diciamo che insomma adesso l'età scenica potrebbe essere quella giusta. Bene. Però sì, io ho una passione snaturata per il musical, per quello chiaramente di Broadway e del West End londinese, perché devo dire che stiamo un pochino qualcosa in Italia, ci avviciniamo. Guarda, devo dire, sono stato poche settimane fa a vedere un musical qui in Italia e per la prima volta ho visto un prodotto degno di essere chiamato tale. Non che gli altri non lo siano, voglio dire, abbiamo fatto dei grandi sforzi, Saverio e Marconi ha fatto, tanti, sì. Ha fatto un grandissimo lavoro, così come lo hanno fatto tante altre persone intorno a lui, però diciamo che è proprio una cultura diversa, sì. La nostra. E però tre settimane fa sono andato a vedere uno spettacolo e ho trovato tutti gli attori bravissimi nel canto, bravissimi finalmente anche nella recitazione, perché questa è stata, sì. Una grossa pecca che abbiamo avuto per tanti ballo anni, ballo e canto che funzionano, musical, sì, ma poi aprivano bocca e tu dicevi oddio mio. Mentre invece in questo faccio i complimenti al mio fratellino, perché è un fratellino, ci conosciamo da 35 anni, per cui è come fosse un fratello per me, a Claudio Insegno, perché Jersey Boys ha fatto un bel lavoro. Jersey Boys ha fatto un lavoro, ma secondo te strepitoso. Che cos'è? Una specie di nuova leva attoriale teatrale che si è specializzata meglio, o c'erano dei casting sbagliati in passato? Allora, noi abbiamo io questa è una cosa che dico sempre quando parlo di musical, noi abbiamo la grossa differenza fra noi e l'America. Scusa, ti interrompo soltanto per, sì. Farti vedere chi si è collegato. Io direi che Gracina la salutiamo. Grazie! Perché è veramente, ciao Gracina, amore. Grande, perché l'ho vista adesso, me ne sono accorto. Amore, ciao, grazie. Grazie anche a Emanuele, a Stefi, ma a Graci veramente un saluto pezzo, particolare. Un pezzo di cuore, una un seconda mamma particolare. Una seconda mamma. Ciao Graci, baci. E dicevo, la grossa differenza tra noi e loro qual, sì. È? E allora, io sono stato a Londra svariate volte, chiaramente poi da amante del musical ne ho visti parecchi, e mi è capitato di vedere magari Les Misérables 3 volte, Phantom 3 volte, Cats magari, Cats, sì. Miss Saigon, diciamo i più grandi adesso sto nominando, e di vederlo 2-3 volte con cast diversi, esatto, quindi. Con cast diversi, e non preoccuparmi di quello che c'era sul palco, perché se stava lì è perché ci poteva stare, sì. E perché? Perché io andavo a vedere I Miserabili, io andavo a vedere lo, certo. Spettacolo. In Italia noi andiamo a vedere chi fa lo spettacolo e non lo spettacolo. E questo è il grave errore secondo te, per cui ci metti il nomino, ci metti la starlet, ci metti, esatto, giusto? Gente che... io voglio dire, io sono uno che non ha peli sulla lingua. E non ne ho, non averne. Assolutamente. Però con tutto il bene del mondo, una persona simpaticissima, piena di energia, quello che ti pare. Ma Michel Hunziker a fare cabaret non era proprio. Ma non di cosa non era casa parlando? Sua. Di cosa stiamo non parlando? Era casa sua. Assolutamente. Poi è bravissima a fare tante altre cose. Però ci sono. E ci sono tanti ragazzi. E io poi lo vedo perché ho tanti amici anche che stanno nella BSMT a Bologna, che è la miglior forse accademia di musical che abbiamo in Italia, insieme anche a quella di Milano. E ci sono tanti ragazzi che sono veramente bravi. Ma veramente bravi, a cui non è dato spazio perché non sono un nome. Perché se non metti il nome in ditta, se non metti il nome in ditta, la gente non ti va a teatro, proprio, sì. Appunto, perché per quello che dicevamo prima, purtroppo la gente va a vedere chi fa lo spettacolo e non lo spettacolo. Tra l'altro questo affligge anche il doppiaggio con il discorso dei talent. Assolutamente sì, il giorno che cosa. Si renderanno conto che i veri talent del doppiaggio siamo noi. Sarà sempre troppo tardi. Anche perché lo facciamo tutti i giorni. Esatto, esatto. E devo dire che per esempio Claudio in Jersey Boys aveva tutte obiettivamente non c'erano nomi
che si conoscevano, ma che conosciamo noi addetti ai lavori. Sì, e noi amanti del musical sappiamo sì. Che quello Marco canta bene, Stabile che quello ha fatto bene. Questo e quest'altro, sì. Che Brian Boccuni ha fatto questo e quest'altro, che Alice Mistroni ha fatto questo e quest'altro, che sono dei bravissimi performer, ma la gente non lo sa. La forza di Claudio è stata quella, è riuscito a fare comunque, a oggi loro sono tornati, perché li hanno rinvitati un'altra volta un mese a Parigi a fare Jersey Boys. Bello. Tutti i ragazzi, io ho sentito in italiano, in francese. Si sono messi tutti lì sotto a studiare, perché lo dovevano fare comunque francese. Bello. È stata, oltre che per loro un'esperienza, sarà un'esperienza meravigliosa, però è stato un grosso premio, credo, anche al lavoro che ha fatto Claudio, perché c'erano già stati, ma farli ritornare e riospitarli un mese, due, uno o due, non so quanto tempo staranno di nuovo in Francia, e vuol dire che il prodotto era veramente di altissima qualità. Poi ripeto, ci sono tanti bravissimi performer che forse avrebbero bisogno di più spazio, e purtroppo non lo hanno, appunto per questo brutto difetto che abbiamo di voler mettere per forza quei due nomi, che però poi non sono all'altezza dello spettacolo, non all'altezza di quello che deve essere un performer di musical. Cioè poi io dico sempre, io vado a vedere uno spettacolo, ok, ci sta il nomino, ci sta, poi non è che ci sta il nomone mai, perché il nomone forse riesce anche a passarci sopra. Come fa a fa nomi? No, vabbè, ci sono stati, ci sono stati dei nomi di persone che dice, guarda, lui sta fa quella. Poi vai a vedere, il brutto è che la gente, non invece avendo non una cultura, perché certo. Non gliel'abbiamo data, certo. che bravi, bravissimi. E io vorrei dire, tu lo sai che il terzo a destra in fila che fa soltanto l'ensemble, fa il ballerino, quello è un... e se apre bocca e canta, se lo magna in testa e... Non voglio essere volgare, come si dice a Roma, però ti dà il fuoco ai capelli, sì, e il gettone per chiamare i pompieri, però poi quello sta in terza fila a fare l'ensemble, a fare il coro, e non esce fuori. Perché? Perché noi dobbiamo andare a vedere... Perché il cartellone deve essere fatto dobbiamo con andare a vedere nome. Il nome. Lo so. No, perché ci sono a Londra, ci sono 18 teatri che tutte le sere fanno un musical. Sì. Non credo che ci siano 18 nomi pronti anche lì a essere lì tutte le sere per tutto l'anno. Se, esatto, anche se poi chiaramente man mano che fanno spettacoli, se lo fanno un nome, diventano famosi. Ci sono a oggi dei performer inglesi, americani, che sono dei signori performer, ma rimaniamo comunque sempre nell'ambito e nella cerchia degli addetti ai lavori in Italia che li conoscono, e all'estero hanno un'altra cultura, è un altro... a Londra lo spettacolo comincia alle 7. Sì. Ma tu, fanno tardi alle 9:30 in Italia, ma tu ci li vedi alle 7 che arrivano? No, è impossibile. Però è anche vero che a Madrid comincia alle 10, quindi ognuno certo, ha i suoi... No? Sicuramente, però è proprio una cultura diversa. È una cultura... E amo, io amo. Show business è per lo spettacolo, in funzione dello spettacolo. Credo che sia funzione... il musical, credo che sia la forma d'arte più completa che esista. Qual è quello che, di tutti quelli che hai visto, che veramente hai detto, ecco, questo è il musical, forse per eccellenza? Quello che, il musical, allora c'è da fare una piccola differenza, perché ci sono alcuni che sono musical, alcuni che sono opere musicali, sì. Perché un Miserabili o un Phantom è recitato e parlato. No, ma sono più, anche a livello musicale, sono più delle opere musicali. Sì. Nel Phantom c'è molto di lirico, e la protagonista poi è una cantante lirica, e a livello musicale anche poi si cade su quello, anche nei Miserabili. Io il musical a cui sono legato di più in assoluto è Wicked. È un musical che possono vedere tutti, perché poi non è altro che la favola di Elphaba e Glinda, le due sorelle, che poi noi abbiamo visto sotto altri aspetti nel Mago di Oz. Sì. E Wicked è prima del Mago di Oz, però è una cosa che potrebbero vedere tranquillamente anche i bambini, perché è molto divertente, ci sono delle musiche molto belle, ed è un musical che io adoro, a cui sono particolarmente legato anche per un fattore sentimentale, e credo che a oggi Wicked sia quello che io amo di più. L'avrai visto? In assoluto. L'ho visto soltanto una volta. L'ho visto soltanto una volta, sì. A Londra? A Londra, assolutamente sì. E sarei voluto tornarci
Carracci ultimamente, perché a Londra è tornata ad interpretare Elphaba, la più grande che l'abbia mai interpretato, che è Rachel Tucker, che è un mostro di bravura, anche se io l'ho vista con Wilhelmina Verkaik, che è un'altra signora grande, sì, performer. Beh sì, Wilhelmina Verkaik è quella che ha fatto Elsa di Frozen per la Disney, sia in Germania che in Olanda, era la voce di Elsa. Mi piacerebbe poterci tornare e vedere Rachel Tucker adesso in scena, vivo. In questo momento adesso è in scena, sì, è sì, in scena, è tornata per l'anniversario e non c'è tutte le sere. E per cui sai, anche per chi non sta a Londra, riuscire a prendere i biglietti, giusta, le cose, e poi arrivi e della sera non c'è lei, c'è la sostituta, e c'è la sostituta, quindi... anche se le sostitute, ripeto, stiamo parlando di livelli eccelsi, là non possono toppare, là non possono toppare eccelsi, esatto, per anche cui... perché non c'è, è sold out tutte le sere, tu devi prenotare con mesi di anticipo, poi magari vai all'Leicester Square e trovi i biglietti al volo di quelli che hanno rinunciato, però esatto. Beh, tu calcola che quando andai a vedere Wicked, e diciamo che oggi è un anniversario quasi particolare, perché io ieri, 3 anni fa, ero all'Apollo Theater a vedere il Wicked. Il 18 gennaio del 2014 ero a vedere Wicked e i biglietti erano stati presi ad agosto. E io ci sono andato il 18 gennaio. Mamma mia. Per cui pagandoli, tra l'altro, una roba spropositata. È stato un regalo. Vabbè, quindi non lo sai. È stato un regalo per il mio non compleanno. Lo sai. Ho trovato il pacchetto completo di biglietto per Londra e biglietto per Wicked. Ma come che regalo bello di mio compleanno. Sì. E veramente, ed è un musical che mi è rimasto nel cuore. Per me sarà sempre, a oggi è sicuramente quello che amo di più in assoluto. Senti, intanto voglio salutare un po' di gente che si è collegata. Voglio salutare Giuseppe, Valentina, Nicolò e anche Stefano, Maurilia, Marcello, Gatta, Cristian, scusate, e Tino Maiolo, patron di Radio 1 New York, che ci sta seguendo in questo momento. Ciao a tutti quanti, veramente grazie di essere con noi. Sulla chat di Spreaker invece c'è Luigi, che tra l'altro ha buttato una cosa. Tu ti ricordi di che cosa sta parlando? Leggendo sì, quella cosa? Sì, come sì, no? Sì. I Digimon, abbiamo fatto anche quelli. Mi ricordo noi anche la voce di Gomamon, perché Gomamon parlava così, mi ricordo. Sì, che parlava così, era carino, era molto carino. Ma parliamo di... Senti, prima di parlare di Digimon, però, e visto che abbiamo parlato di perché Wicked, perché dobbiamo parlare di Digimon? Beh, ma no, perché se vogliamo, insomma, non è quello. Però prima di parlare di altre cose, visto che abbiamo parlato adesso di Wicked, ne abbiamo parlato veramente tanto, questo è il motivo per cui tu hai portato un estratto. Sì, assolutamente sì, è una delle canzoni più belle forse di Wicked. E io non so tu che versione hai trovato, credo che tu abbia trovato quella della Menzel, di Dina Menzel. Non lo so, sinceramente non lo so. Te lo dico appena la sento. Appena la senti. Appena la sento te lo dico, ma credo che tu abbia trovato la versione di Dina Menzel. Di Dina Menzel, che era la Elsa americana di Frozen. E sì, The Wizard and I, un pezzo strepitoso. Questo è quello che ti ha colpito di più di tutto quanto il... Ma tutto il musical, tutto. Però devo dire questo pezzo è molto 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 bello. E poi ripeto, io con Wicked ho un legame sentimentale, e anche con questa canzone. E allora ce la sentiamo adesso, perché è il primo brano. Sono le 21:28, abbiamo ben rotto il ghiaccio, abbiamo ben rotto il ghiaccio. Ah, il ghiaccio, ah, ok, no, pensavo che col parlare abbiamo ben... C'è tanta gente collegata, quindi mi piace che ci sia veramente questa bella cosa. Vi lasciamo su Spreaker con l'ascolto di The Wizard and I, l'estratto da Wicked che ha scelto Davide, mentre su Facebook continueremo a chiacchierare con voi, quindi restate sempre con noi. E siamo con voi di Facebook. Allora, questa cosa... come la vedi, che è infinita praticamente la diretta, no, non se ne riesce a uscire, che uno in genere dice, sai, adesso parte la musica, mi rilasso, mi sigaretta, invece non si può fare, non si può, è così, non si può. Allora, ciao Daisy, che ci sta seguendo dall'Equador. Però gli amici di Facebook non la sentono The Wizard and I. Sentono esattamente quello che senti tu in cuffia in questo momento, la sentono bassa per i soliti motivi che dico, che purtroppo su Facebook non esistono i diritti, cioè non esiste bypassare i diritti, e quindi non puoi mandare le canzoni pulite, e poi comunque la trasmissione è quella
questa, voi state ascoltando una trasmissione che sta andando adesso su Radio Cigliano. In questo momento su Radio Cigliano trovate il pezzo pulito, quindi se lo volete ascoltare anche per sentire, per avere un'idea di quello chi che Davide è collegato vi ha raccontato soltanto su Facebook, andatevelo poi a cercare The Wizard and I. Sì, oppure andate a vedervi, a sentirvi il podcast della trasmissione su Spreaker e sull'app dedicata a Radio Cigliano che trovate sulla piattaforma Apple Store o Windows o Google Play. Vi scaricate l'app e ve la sentite, vi potete riascoltare anche le registrate, i podcast che sono sempre lì. Allora, qua c'è un piccolo innesco che devo risolvere. Ecco fatto, non c'è più, siamo a posto. Questo devo capire perché. No, non c'è più. Okay, senti, perfetto. Preciso, siamo precisi. Sto cavo purtroppo ogni tanto i cavi cedono. Dici che non ci chiudono uguale. Questo in che punto era del musical? Beh, questo è all'inizio. Il quinto o sesto pezzo. No, forse credo addirittura il terzo, un terzo, quarto pezzo. Ed è quando lei sa che conoscerà The Wizard. Conoscerà il mago e. Ed è, no, è incredibile la carica che mette questo pezzo. Poi lei, Elphaba, è tutta verde, completamente verde, ha la pelle tutta verde. Quindi sono io, non mi devo muovere, devo stare buono. Ma adesso così. Facciamo anche. Che è appunto la famosa strega che noi nel Mago di Oz conosciamo, è la strega cattiva che arriva da lontano, e appunto è Elphaba quella che canta questo pezzo. E, ma andiamo avanti, non facciamo finta che non lo facciamo sentendo. Finta. No, però comunque poi immagino anche l'ambientazione, immagino anche le scene, cioè insomma, scenografie una roba strepitose, costumi meravigliosi, balletti strepitosi. E tutto, non c'è niente che poi, non fuori posto. Poi posto. Una buca orchestra con dei musicisti fantastici, perché è lì veramente tutto dal vivo, sempre. E cosa che qui un po' abbiamo perso, ecco, una cosa forse che manca ai musical italiani. Ma loro non vanno dal vivo? Sì, ma non c'è l'orchestra dal vivo. Ah, senza l'orchestra, certo. E almeno in alcuni casi sono riusciti, anche perché comunque un'orchestra a un signor costo anche importante, assolutamente sì. Però è una cosa fantastica e bellissimo. Mi ricordo che quando andai a vedere Wicked mi affacciai alla buca degli orchestrali e feci un po' di foto allo spartito che c'era sul leggio con scritto Wicked e cose giusti. Sì, e c'erano due o tre dei musicisti che si stavano concentrando perché stava per cominciare lo spettacolo e si concentravano giocando a Candy Crush. Vabbè, ognuno i vedini che maniera. Stavano lì con i telefonini che giocavano le cose e poi magari dopo 10 minuti ognuno se parte cominciavano alla grande. Quindi c'è il direttore d'orchestra, c'è tutto quanto, insomma. Mi fa un po' effetto sentire questa canzone perché non l'ascolto da almeno 6 mesi, 5-6 mesi. E tu c'hai anche dei DVD, ogni tanto te lo rivedi? Sì, ho dei DVD. Ma tu sei mai andato a New York anche a vedere? No, non ci sei mai andato. Stato in America ancora, ci andrò. Spero di andarci presto. Perché anche a New York tutti chiudi ai teatri. Assolutamente. La sera sì. Sei al teatro. Allora, tu pensi che una delle primissime volte che andai a Londra, nel 96 più o meno, 95-96, e andai a Londra a trovare anche una compagna con cui stavo all'epoca, che si era trasferita 6 mesi a Londra a lavorare. E io ho preso il biglietto per andare a Londra, e lei però lavorava tutti i giorni. E io sono stato su 10 giorni più o meno e ho visto 14 spettacoli. Cioè, doppi? Hai ci visto sono i doppi? Sono stati i giorni che vedevo pomeridiana e serale, pomeridiana e serale. Poi vi siete lasciati perché lei no, ha detto... No, 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 la serale veniva anche lei. Ah, ok, vabbè. Nella serale veniva male. Anche lei. Lavorava però, di giorno, esatto. Lavorava di giorno. Però le pomeridiane io sono andato a vedere parecchie, ne ho visti 14 in 10 giorni. Mazza. E sì, no, poi ho una collezione di CD, di DVD. Infinita. Ma credo di avere intorno ai 350-400 CD di musical. E ho i Miserabili in 12 versioni diverse, ce l'ho in francese, in tedesco, in inglese, in americano, la prima versione dell'83. Aspetta che torniamo in diretta anche sulla radio perché siamo arrivati, Badabam. E questi sono i pezzi che si devono sentire fino alla fine, Davide, sì, vero? Sì, assolutamente, assolutamente sì. Poi è veramente un pezzo straordinario, secondo me. Bello. Musicalmente poi, fantastico. A me piacciono i musical perché poi a me piacciono i pezzi con le aperture. Cioè, quando il pezzo e rimane chiuso. Voglia ad aperture su Wicked. Sì, ci sono due voglia. Tre pezzi che sono... C'è il duetto finale fra Glinda e Elphaba, che è un altro pezzo... Questi che stai vedendo sono i gradimenti che ci mandano i nostri amici su Facebook. Se volete
mandare dei cuori o dei thumb up, come dicono gli americani, dei thumb up, mandateceli, perché a noi ci piace molto. Allora, sì, grazie. Dicevo, l'altro duetto non te l'ho messo tra le cose, perché è un altro pezzo che io adoro, perché sennò poi diventava che ti facevo sentire tutto Wicked. Non potevi anche essere una maniera, poi sai, molte persone che vedono e che vanno, possono andare a Londra, che ne so, hanno la possibilità di andare a vedere dei musical, dicono spesso: sì, ma io l'inglese non lo conosco, che ci vado a fare? Tu, tu l'inglese lo mastichi serenamente? Lo mastico abbastanza bene, sicuramente, e poi comunque... Conosci? Ma le ho sentite, cioè io prima di andarlo a vedere Wicked sapevo già a memoria tutte le canzoni, per certo. Cui comunque poi... Non sei andato impreparato, non è stata una sorpresa, esatto, arrivare là. Per cui quando poi vai lì non è che dici non so di che cosa sto parlando. Certo, conoscere la lingua aiuta. Però devo dire che quando io sono andato a vedere Grease a Londra è stato strepitoso, perché veramente ogni brano eravamo in piedi a ballare, brani che conoscevamo perché sapevamo perché quali erano, brani che insomma 78 poi 76, anche il recitato io ci arrivo all'inglese, però non ovviamente per seguire un recitato di un, che ne so, di un dramma, di una commedia, eccetera, eccetera. Là non ci arrivo. Però sapendo la storia bene di Grease, perché l'abbiamo visto 30 certo, volte, certo, sapevo comunque, esattamente come... Certo, andassi a Londra a vedere, che ne so, Kenneth Branagh che sta facendo Shakespeare... Tu sei andato a vedere anche prosa? Di difficoltà. A Londra? No, non sono mai andato a vedere sempre prosa, musical. Sempre soltanto musical, ma proprio per questo motivo. Nel senso, poi sono andato a vedermi quando adesso che hanno cominciato questa cosa molto bella, che secondo me dovrebbero fare più spesso, di tenere per due giorni al cinema la ripresa teatrale degli spettacoli di teatro. Ce n'è stata una di Cumberbatch adesso in Italia, molto bella. Ce ne sarà un'altra tra poco, insomma, però ecco, quello non sono andato proprio perché non ho la padronanza dell'inglese tale da poter sentire uno Shakespeare in originale. Ti servirebbe il sottotitolo. Sì. Anche se io sono uno di quelli che, adesso non dovrei dire visto il mestiere che faccio, che ogni tanto si vede i film in originale, senza nulla togliere ai nostri colleghi che l'hanno doppiati, però ecco, io per esempio li vedo in originale con i sottotitoli in inglese. Sì, certo. Non con i sottotitoli in italiano, perché è anche un modo di imparare. Certo. E chi invece va a Londra, si va a vedere spettacoli comunque di prosa e sta lì e capisce tutto meravigliosamente, io la odio per questo, e mia sorella. Lo so, infatti, quando è venuta l'altra qualche mese io la chiamo mia sorella invece ha una conoscenza dell'inglese e di Shakespeare soprattutto che... Alzo le mani e m'arrendo. Lei ha anche recitato in inglese, sono, no? Io sono invidiosia quando ha fatto che erano i Borgia, credo, no? Una cosa del genere. Sì. E io, ecco, diciamo che questa è una cosa che invidio molto a mia sorella, la sua conoscenza dell'inglese e di Shakespeare soprattutto. Incredibile. Però, diciamo che andare a Londra, per carità, bellissima, una città meravigliosa da vedere, da girare, tutte queste cose, però anch'io andare a Londra e non andare, anche se vai 4 giorni, non andare almeno a vedere uno solo. Ma anche che poi hanno fatto delle cose, ce n'è stato uno che è divertentissimo, che però io non sono riuscito a vedere, che è The Book of Mormon. The Book of Mormon è uno dei musical più divertenti che abbiano mai scritto. Cioè non c'è solo il musical, appunto, come Miserabili, che io posso capire che per uno che non è amante 3 ore di musica un po' particolare possa appallare, mettiamola così. Però ci sono tante cose diverse, ci sono tante tipologie di musical. Adesso stanno prendendo piede un po' anche quello che è l'off. Sì. E ci sono alcuni musical che sono semplici, sono fatti da 6 personaggi, con una scenografia molto semplice, ma con delle musiche bellissime. Ci sono, bisogna avere comunque la passione, la voglia di cercarli, caparseli, andarseli a vedere. Io passo a volte delle nottate su YouTube a guardarmi delle cose che riesco a trovare, ringraziando Dio. Purtroppo spesso sono riprese amatoriali. Per esempio, sì,
sì, io Wicked ce l'ho tutto, però è tutto ripreso con una telecamera dal palco, dal palchetto. No, ci sono sogni buio e luce, sono i fuori fuoco, le cose. Però già rende comunque. Non avevo fatto mai una ripresa di Wicked con le telecamere televisiva, diciamo. No, perché sennò poi la gente non va più a teatro. Se tu cosa fai che caso, noi invece la facciamo in Italia, esatto, questa, se voglia. Tu fai caso, quando uscì la prima volta il DVD di Cats, quando non lo fecero più, quando a Londra non era più in scena, certo, perché se no te lo vedi bello, poi è chiaro c'è la bellezza di andarlo a vedere a teatro, però se facessero uscire i DVD, adesso è uscito da poco From Here to Eternity, il DVD, perché è stato comunque poco in scena, non ha avuto un grandissimo successo anche se era un ottimo musical, e adesso è uscito il DVD, però diciamo che a parte quelli dei film storici che abbiamo visto in televisione, io poi sono cresciuto che anche mio padre e mia madre comunque con la musica gli piaceva, io ho un musical vecchissimo che amo alla follia, che è Sette Spose per Sette Fratelli, che comunque è un ricordo che mi porto appresso da papà, e Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, certo. Anche tutti i vecchi musical, Jesus Christ Superstar, Jesus Christ è, è un'apoteosi, uno dei, sì. Sì, è uno dei must assolutamente, ma anche lì la bravura. Allora, io credo che a oggi sicuramente Weber ha fatto storia nel musical, e poi è arrivato un certo Sondheim che un certo Sondheim che ha creato la magia estrema, e infatti a molti dei giovani performer non piace molto Weber, perché comunque ho un caro amico che dice sempre Weber mi dà l'idea di un po' come Mogol e Battisti, nel senso che parole azzeccate sulla musica e poi forse la prepista, no? Anche no? Beh, sai, uno sì, che ha scritto comunque Fantasma dell'Opera, Evita, Cats, Jesus Christ, cioè, Sunset Boulevard, cioè stiamo parlando di però musical penna, con ragazzi, esatto, che penna. Tra lui e Tim Rice, che era il paroliere insieme a lui, insomma hanno scritto delle gran cose. A oggi credo che Sondheim lo abbia in qualche modo superato, perché ci sono musical anche come, giusto, no? Come Company o Into the Woods, per citarne due, che sono strepitosi. E a me piace molto anche Schwartz, che è l'autore di Wicked, e nonché l'autore delle musiche insieme a Menken, il paroliere del gobbo Disney, del gobbo che Disney, ha delle sì, musiche meravigliose. Insomma, ci sono, perché ci sono anche Schoenberg e Bobble, che sono quelli che hanno scritto Miss Saigon, per esempio, che sono e I Miserabili soprattutto hanno scritto che, esatto, però insomma ecco, sarebbe bello se ci fosse un pochino più di cultura sotto questo punto di vista, e non rimanesse una cosa un po' di nicchia, soprattutto in Italia, esatto, soprattutto in no Italia. Parlo dell'Italia, assolutamente dell'Italia. Senti, voglio ringraziare tanta gente che ti sta facendo anche tante belle domande. Dimmi, è arrivato, eccoci. Marcello, è arrivato Giuseppe, è arrivato Jacopo, è arrivato Pasquale. Vedevo, Giuseppe diceva, era Davide il bambino di Kramer contro Kramer, ebbene sì, ero io. Era lui, esattamente. Ero io. Poi Marcello, scusate, Pasquale diceva, ricorda il tuo doppiaggio in uno sceriffo e... Lo sceriffo extraterrestre. Extraterrestre. Sì. E chissà perché capitano tutti a me con Bud Spencer, dove doppiavi il bambino. Doppiavo il bambino, esatto. È passato qualche annetto, però la cosa bella è che restano sempre là, sì, queste cose, sì. E ci piace. Com'è che non riesco più a mandarvi pollici? Dice Marcello, sinceramente non ti so dire perché non riesci a mandare i pollici, perché io te l'ho mandato, ti ho mandato un like, dovresti mandarlo anche te. Probabilmente è il solito Zuckerberg, che io lo odio, prima o poi lo inviterò qua in trasmissione e mi faccio spiegare esattamente, certo, perché mi boicotta le dirette. Perché Marcello ci dice, ti ricordi di Gravity? Questa facevo la voce. Sì, Gravity è un film di fantascienza con la Bullock Clooney, e loro erano gli unici due inquadrati, tutti gli altri erano perché stavano nello spazio, erano tutte voci fuori campo, e una delle voci fuori campo, no, mi è cascato l'occhio più che altro perché una delle canzoni più famose di Wicked, dai Final Gravity si chiama, sì, allora pensavo che sembrava che legata, invece no, era simile ma no. 21:43 in diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Davide Lepore questa sera, eccolo qua, che sta ci ha fatto veramente sognare un po', soprattutto per chi è appassionato di teatro, perché non esiste solo il doppiaggio, esiste anche tante forme d'arte che ci piacciono, ci ha fatto veramente sognare con i musical. Ma tu dimmi, ok,
attore, regista, abbiamo detto tante belle cose. E poi una tua passione strana, una tua passione esterna. Che non ha che vedere con... Non artistica, non diciamo. Non artistica. Una tua passione non artistica. Una, il legno, adoro lavorare col legno. Tu però sei anche bricolacca, fai... Sì. Ma io faccio le lampade, i mobili. No, vabbè, sei un artista. Sì, sì, mi piace. Però anche quello poi alla fine è una forma d'arte, anche quella. Io adoro, sì. Io se vieni sul terrazzo di casa mia, l'anno scorso... È tutto fatto da te. L'anno scorso, no, non è tutto fatto da me, è tutto pieno dei tronchi, di legno, di cose. Io quando trovo un tronco che mi piace, una cosa prendo. Allora, l'anno scorso l'albero di fronte a casa mia, io sono all'attico, e c'era un albero, un pin gigante, che però cominciava a diventare parecchio alto, e quando c'erano le ventate, soprattutto come c'è stato in questo periodo, era veramente, era un albero che insomma rischiava di pericoloso, per cui hanno chiamato i potatori e hanno segato quasi un metro e mezzo di tronco, più o meno. Fatto tutto a pezzetti. Ed era bellissimo perché loro facevano zzz dal cabinotto, no? Sai la cosa che sì, da su, sì. Facevano zzz e dal terrazzo e me lo passavano e io lo mettevo. Avete fatto lo smaltimento del materiale. Lo smaltimento del materiale. E loro hanno detto: ma che davvero li vuole? Fatto sì. Ho detto, primo perché mi piace lavorarci con il legno, e poi ecco un'altra grossa passione che ho io, però poi alla fine sempre di arte parliamo, perché adoro cucinare, sono un bravissimo cuoco, adoro il barbecue, adoro la brace e adoro farla. Quindi grigliate a go-go. Però adoro farla, l'accendo tre ore prima perché mi piace farla col legno. Con la legna, non con la carbonella. Il profumo del legno, sì, capito. È un'altra cosa. E quella devi farla sedimentare. Il sapore è un'altra cosa, completamente, quando lo fai con la legna. E infatti, quello che mi manca molto è l'inverno, è il caminetto. Quella è una cosa che mi manca. Lo vorresti tantissimo. Dentro casa. Vorresti il caminetto tuo. Mi piacerebbe da morire. Però ecco, sì, mi piace molto cucinare. Cucinare mi piace da morire. Faccio di tutto. Cucini, ti piace più cucinare? Questo è sottile. Per due o per 10? Allora, mi piace cucinare. Nel senso, sei romanticone o no? Sì, assolutamente. Io sono l'ultimo dei romantici, figurati. Sì, Adoro cucinare per due, adoro cucinare per 10, ci mancherebbe altro. Adoro cucinare in generale perché io sono quello che anche da solo a casa è capace di farsi primo, secondo e contorno. E apparecchi, sistemi tutto, tutto preciso. Mangio, mi faccio tutte. Io capita a volte la mattina e mi sveglio che ho un pensiero che voglio mangiare quella cosa. Mi vado a fare la spesa, me le prendo, le cose, torno a casa. E guarda, poco tempo fa ho postato una foto su Facebook perché me l'ha presa una voglia di vongole, cozze, cose. C'ho il mercato sotto casa, sono tornato su, mi sono comprato una bottiglia di Sauvignon, mi sono fatto uno spaghettino alle vongole, un sauté di cozze, mi sono messo lì bello gran gourmet, sì, a sì, casa, sì, bello tranquillo a mangiare. L'unica cosa, ecco, che non cucino sono i dolci. Non ti piacciono i dolci? Non li amo, per cui forse anche un po' per quello. Però è vero che il salato c'ha più fascino. Ma sai, col salato ti puoi divertire a fare tante cose, io poi sperimento. Anche a mangiarle. Anche a mangiarle, sicuramente. Sì. Io però poi sperimento, faccio tutti i tipi. Chi è? Alessandro Bianconi, perché mi copia il cappellino. Ciao Alessandro. Perché succede? Perché succede? Adoro cucinare, adoro fare primi, secondi. Poi ci sono alcuni piatti, per esempio, che facevano le mie nonne. Che a oggi chiaramente loro non ci sono più, che faccio solo io. Ogni tanto in famiglia mi chiedono: mi fai l'arrosto di nonna, mi fai, perché sono saputo. La memoria storica della famiglia, sì, un po', sì, della del cucina. Del cucinato, sì, sicuramente sì. No, adoro, mi piace da morire cucinare, mi diletto. E io poi credo che l'uomo ha una in cucina. E adesso dirò una cosa dove mi farò nemiche tutte le donne in ascolto, no, in questo perché? Momento. Però secondo me c'è una grossa differenza tra l'uomo e la donna in cucina. L'uomo cucina, la donna fa da mangiare. Beh, non tutte, cioè c'hanno anche non le donne tutte, che hanno la non passione, tutte, però diciamo. Se tu prendi 50 uomini e 50 donne che cucinano... 49 non sanno... Ah sì, certo, perché 49 uomini non sanno cucinare. 50 uomini che cucinano, sanno cucinare, certo. E 50 donne che sanno cucinare, l'uomo cucina a dei livelli alti, perché vuol dire che ha veramente la passione. Certo. E a me piace, ripeto, poi sperimentare, mi piace assaggiare di tutto. Ho assaggiato veramente di tutto e mangio di tutto. L'unica cosa che non mangio è il cervello fritto, ma che per schifo. Un fatto di consistenza. Che schifo. Il fegato ti piace? Sì, da morire. Fegato con le cipolle, ho fatto pochi giorni fa. Fegato con le cipolle. Tripa, pagliata, queste cose le mangi? Mangio tutto di questo, mangio il cuore, che è un'altra cosa meravigliosa. Però poi ho delle cose strane, perché non, per esempio, non mangio la mozzarella fusa.
squagliata non ti piace. Cruda la mangio, la mozzarella fusa non quindi la mangio. Quindi la lasagna con la mozzarella non va bene. Besciamella non ci deve essere. Non anche ci perché deve poi essere. La lasagna è con la besciamella e non è con la mozzarella. Però no, la mozzarella fusa non mi piace perché dopo quei due secondi che si raffredda e comincia a fare questo rumore, sì, mi dà proprio fastidio. Infatti la scamorza, che io adoro, ogni volta la mangio mi ustiono perché la devo mangiare bollente. Oppure la fai diventare una sola di scarpe, la fai durissima e la allora, devo mangiare, sì, in quel modo. E poi non mangio il purè, per esempio. Ma dai, non mangio il purè ma mangio le crocchette. Quindi il purè è confezionato? No, è il purè da solo, cioè la pappetta, la consistenza della... non so, piace. Forse ho avuto un trauma col semolino quando ero piccolo, probabilmente, però possibile. La crocchetta che hai, la crosta intorno, mi dà una consistenza diversa in bocca. Non mangio il passato di verdure, non... sono tutte queste cose un po' a pappetta che mi danno, che non ti piacciono, mi danno fastidio. Problemi con le pappette. Sì, per il resto invece mangio veramente la... la qualunque. Salutiamo Massimo Viterbini che ci manda. Massimo, ciao. Manda... ti copia pure il fatto in cucina. Adesso ti copia tutto, Davide. E com'è dice, sta cosa? Dice, mi copia anche. Dice Davide Lepore: sei bellissima. Ah, stupida. Amora mia. Stupida che non stupida, sei. Stupida veramente. Come sta, bimba? Bellissima. E... ti copio pure il fatto che in cucina. Vabbè, sì, anche può tu, è essere. Vero che anche tu cucini. Alessandro pure cucina bene. È vero, è vero. Hai letto il mio saluto per voi? Mi sei mancato, ma ti seguo sempre come sai, dice Christian. Christian, bene. Bene. Allora, noi mettiamo un altro pezzo musicale e adesso la solita cosa che dico io, col ditino indicamelo perché lo devo caricare. Ah, scegli. Il prossimo, vedi? Il prossimo, questa, vai. Ah, vabbè, cazzo. Siamo su. Ma si, dici, su ma altri... si possono dire le parolacce? Questa è la radio delle libertà, bravo. Fai come te pare. Ah, ok, quindi adesso parto col bestemmione. Ma vabbè. No, stavo scherzando, chi qualsiasi sia la telecamera, giuro scherzavo. È lì, quella davanti. Stavo scherzando. Allora, questo che... perché questo brano? Allora, perché questo brano? Perché fa parte di quel genere musicale che io conosco grazie a mio padre. Sì. Io ho una grandissima cultura musicale e me ne vanto anche, ma perché ho avuto dei genitori che fin da quando ero piccolo mi hanno fatto ascoltare della musica vera, seria, della musica seria, e in più perché è sempre stato il mio sogno, è stato cantare questo pezzo in un locale con, sai, l'orchestra che sono tutti seduti, che c'hanno, sì, davanti, sì, la cosa che li copre, la, proprio la big band in smoking, microfono in mano, entrare e cantare questa canzone in mezzo ai tavoli, anche, sì, girando in mezzo ai tavoli. Assolutamente sì, è un sogno che è una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto fare, assolutamente. Beh, lui non ha bisogno di presentazioni, no, perché direi proprio di no. Se dici The Voice hai detto direi tutto, direi proprio di no. E ci ascoltiamo, selezione di Davide, Frank Sinatra, For Once in My Life, in diretta a Dopo Cena Con su Radio Cigliano. Once in my life. E noi rimaniamo sul filo. Io sono congelato proprio. Col sì, filo, no, però, sì, col filo, assolutamente col filo che te lo porti. Che ti porti appresso. Sì. Sì, poi vai al tavolino, le cose, c'è, cioè, la Big Bang. Ammicchi, proprio. Certo. È bello. Proprio Las Vegas, capito? Un po' Las Vegas, sì, sì, è sì, vero. Questo è un altro dei miei sogni. Mi sarebbe sempre piaciuto cantare questa canzone. Vabbè, questo si può fare, si può organizzare, insomma. Non si potrebbe. Non so se a Roma ci stanno dei locali di questo tipo, non mi sembra. Forse negli anni 60, vero? Sì, ma non. Non credo, esistono ma poi più. Perché torniamo al discorso di prima del musical con l'orchestra, e costa, caro, te costa, no, costa. Comunque una big band che sì, ti suona dal vivo, perché non so tre elementi, sì, esatto, e soprattutto elementi. Non ti chiami Frank Sinatra, per cui voglio dire, vabbè, diventa una serata per canzone, amici, sì, diventa però una canzone, però dai. Che esibizione, veramente strepitosa. Sì, è sempre stato il mio sogno cantare questo pezzo in... Allora, io voglio ringraziare intanto per le condivisioni Alieno Intelligente. Ci sono gli alieni stupidi e, certo, abbiamo Alieno Intelligente. O forse è alieno proprio perché è intelligente. Sicuramente questo sì, è vero. È un'altra lettura importante. Esatto. Anche Official Animation Empire che ha condiviso il video, Christian. E Impero Bagra. Digi prescelti di tutto il mondo, riunitevi in questo momento in diretta su Radio Cigliano. C'è Davide Lepore, storico doppiatore, nonché la voce italiana di Gomamon, oltre che di Milaus e molti altri. Godetevi la diretta, grazie. Questo è quello che, quando dico, mettete anche due righe d'accompagno nella vostra condivisione su Facebook, condividete, mi raccomando. Grazie a Maurilia per la condivisione, grazie a Il Mondo Infinito dei Digimon e Oltre, che ha condiviso. I Digimon spaccano, veramente. Sì, tu intanto aspetta, leggi, sì, sto leggendo, aspetta che intanto saluto anche Very Nor
Normal Nerd, che lo dico sempre male, VNN, grazie per la condivisione, e Francesco, grazie anche a te, Federico, aspettate che vado oltre, perché Valeria, grazie per la condivisione, Lavinia, Roberto, Luigi, che ci dice mitici, grazie veramente Luigi, Giuseppe, Riccardo, madonna quanti siete, e Katia, e Video Music Box, partner di Radio Cigliano, e questi siamo noi, e anche Leila. Torniamo in diretta. C'è Alessandro che continua, dice perché gli copia la felpa? Sempre. Stiamo copiando. Stiamo copiando tutto. Torniamo in diretta. Leila. Frank Sinatra, For Once in My Life. Oh yeah. Bello, vero? Queste sono... Perché poi... Frank. Quando noi vediamo i film degli anni 50 e 60, quando veramente c'erano le Big Band nei locali, aveva veramente un fascino. Sì, era un... Poi ripeto, io che adesso sono, sembra antico, ma non è antico. Sono cresciuto con questa musica, con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., il Dixieland, era una musica... Era una musica orchestrata. Esatto, anche tutta la parte, diciamo, brasiliana, João Gilberto, Astro Gilberto, sono cresciuto con questa musica e musica che rimarrà immortale. No, ma quanti rimarrà... CD hai a casa? Tanti. Troppi? Tanti. No, troppi mai. Troppi mai, diciamo. Ma difficili da gestire, forse? Ma ormai diciamo che tutto quello che è la libreria è andato a finire tutto quanto sul computer, tutto su, sì, iTunes, infatti. Per cui... Questa cosa qua, a te ti stuzzica il fatto che, ne so, che ti fai l'abbonamento di iTunes o quello di Spotify e che hai lo scibile mondiale in tasca nel tuo telefonino? Sì, allora è una cosa sicuramente, beh, perché qualsiasi pezzo vuoi sentire lo trovi immediatamente. Lo trovi immediatamente. Però io credo che io, per esempio, ho ereditato da papà, e in più ne avevo di miei, ho tanti dischi in vinile. E proprio tornando al discorso di prima, il fatto della mia immensa cultura musicale, io per esempio ho tutti i dischi dei Genesis e dei Jethro Tull in vinile ascoltati. Quindi è anche un giradischi a casa. Assolutamente sì, però sono tutti dischi ascoltati una volta, messi via nella plastica e cellofanati. E poi ascolto CD. Però quella è collezione. Appena comprati l'ascolto lo fai, eh? L'ascolto l'hai voluto fare. E le cose, assolutamente. Quindi sì. Tu sei più analogico che digitale. Sì. Come con la musica, dico. Sì, sì, poi voglio dire, ormai a oggi la sento dall'iPod, la sento dal computer con iTunes, ma per un fatto di comodità. Però diciamo che anche il gesto di mettere il CD, cioè era una cosa, sì. Quindi tu sei passato volentieri al CD come supporto quando c'è stato il cambio dal vinile? Sì. Non l'hai osteggiato, non l'hai trovato? No, non l'ho osteggiato perché comunque ho continuato a comprare di quello che mi interessava il vinile finché ne hanno fatti, perché poi c'è stato un periodo... Hai visto che sta tornando? Sì, ho visto, c'è stato un periodo in cui proprio il vinile era completamente scomparso, mentre invece ha il suo perché. Io addirittura a casa ho sul pianoforte di casa mia ho un grammofono. Bello. Un grammofono con 78 i dischi giri, a 78 certo. giri. Ho i dischi a 78 giri che all'epoca erano quasi tutti etichetta voce del padrone, il cagnolino col megafono, e c'ho anche quello che funziona comunque. E sì, sono... Che ha un ascolto particolare. Ha un ascolto particolare, sono cose particolari che però secondo me devono far parte della cultura generale della nostra vita e della musica. Che ci dicono? Dunque, allora, Pasquale dice: spero nella tua amicizia, sei simpatico, adesso doppi sempre ricordi di Bud Spencer, Crame contro Crame, carino, salutami Giorgia, doppia ancora. Sì, anche Giorgia doppia ancora. Alessio, ma è lui che è particolarmente magro o tu hai fatto una partecipazione particolarmente abbondante? Alessandro Bianconi è un cretino e noi lo sappiamo. Che grazie, dice che gli copio con... anche la sigaretta elettronica. Anche adesso. Quella, tutto gli ha copiato. Stasera sei veramente un copione. E l'altra volta hai fatto la digivoluzione, stavolta fai digievolvere, Davide? No, non mi ricordo manco com'era la digivoluzione. Mi ricordo come digivolvevi, non me lo ricordo Non me lo ricordo proprio, ma anche perché è una di quelle serie che mi ricordo ma che non amavo particolarmente. A me quelle serie non
mi hanno anche fatto perché impazzire. Allora, io non so te come sei sui cartoni animati, a me piacciono i cartoni animati, è un media che mi piace. Mi diverto come un pazzo. Infatti, noi ci divertiamo a farli. Però poi quando dicono, vabbè, dai, oggi c'è il cartone animato, oggi ti riposi, ma de che? Quando siamo sul cartone animato, noi ci ammazziamo perché devi fare le voci, devi urlare e poi c'hanno tempi stretti e cose particolari. Cioè, insomma, il cartone per noi è lavoro pesante, sì, capito? Sì, quindi sì, a volte ce lo ricordiamo in questa maniera un po' pesantemente. Assolutamente sì, però ecco, poi quando vai a fare film come se, nel doppiare cartoni come i Simpson, i Griffin o i Bob's Burger, cioè sono cose che ti diverti talmente tanto a fare. Sì, vero. Io con i Bob's Burger, per esempio, che ancora in pochi conoscono, mi diverto come un pazzo perché doppio la madre della famiglia. Ma dai. Sì. E come la fai? Doppio la madre, c'ho tutta la voce molto acuta. Però c'ha poi tutte le cui e le giui così. Vabbè, c'ha tutte le z al contrario. Sì, difficile, sì, perché è difficile. Ragazzi, forza, giochiamo tutti insieme. sì, no, ma mi diverto veramente. Poi ho tutti dei miei modi di dire che ho creato in sala, e invece dei soliti evviva e queste cose qua, lei quando esulta dice sempre gioia Gaudio. Capito? Quello è il doppiaggio creativo, che sì, non è sì, male. Sì. O capito? Le varie, come si dice, quando noi diciamo sempre accidenti e le cose, lei dice sempre Cazzarola. Oh, Cazzarola. Sì, è molto divertente. Io però volevo dire una cosa. Dilla. Prima me la scordo. A Pasquale Davino, che ci ha scritto, che mi ha inviato una richiesta d'amicizia. Pasquale, non te la posso accettare, ma non è cattiveria. Io ho Facebook da un anno soltanto e per varie ragioni non ho mai voluto prendere parte a questo mondo. Questa sarà banda. E poi esatto, poi mi hanno comunque convinto anche persone con cui stavo collaborando al lavoro, perché obiettivamente è un e io ho nelle amicizie ho veramente solo esclusivamente persone che conosco di persona e con cui non lavoro. È una fanpage. Esatto, c'è una mia fanpage che non ho fatto io, non gestisco io, però c'è. Però ti chiedo veramente di non offenderti, mi dispiace, ma non la posso accettare la tua amicizia, ma anche perché se faccio un'eccezione per te, poi la dovrei fare per tanti altri, ed è una cosa che non posso fare. Perdonami se non la accetterò. No, ma è così, ognuno ha diritto. No, però preferisco di... perché certo. Sai, potevo anche tra fine, basta. Certo, però siccome infatti, meglio richiesta, dirlo perché esatto, è carino esatto. Dirlo. Senti, un altro brano che tu mi vuoi passare, sempre col ditino, che cosa vorresti introdurre in questo momento della trasmissione? Si sono fatte le 10, siamo in diretta da un'ora, quindi pezzo. Allora, il terzo pezzo, questo, dai. Dai, beh, questo porca miseria che hai tirato fuori, mica pizza e fichi. Perché prima invece ho preso in altro. No, vabbè, ma insomma, sì, sono stiamo tutti, passando sono tutte... la parte straniera, poi sì. Dopo passiamo alla parte italiana. Questo che brano è per te? Allora, questo è un ricordo particolare. Allora, io sono un amante dell'Isola d'Elba, vado all'Isola d'Elba da quando sono piaciuto. Nato. Sì. Ma calcola che io quando ero piccolo ero convinto di essere nato all'Isola d'Elba. Ti spiego Elbano. Il perché. Da, sì, perché io faccio gli anni il 7 agosto. Sì. E io ogni 7 agosto ero all'Isola d'Elba, perché vado in vacanza all'Isola d'Elba da sempre. Calcola, mia madre ci va da quando lei aveva 17 anni, io ci vado da 48 anni. Sì. Dovevo esserci anche quando quella. Ero piccolo, ho detto pure quel 7 agosto sarò stato qui, certo. Sono nato all'Isola d'Elba. Invece ero a luglio all'Elba, in pancia di mia madre all'ottavo mese all'Isola d'Elba, e poi sono nato a Roma. È un posto che io amo, ho tanti amici, ho tanti ricordi, ho avuto casa per tanti anni e mi ricordo questo pezzo e a parte la bellezza del pezzo e l'allegria che mi mette, quando facevo il fico, io avevo, quando ero più giovine, avevo un maggiolone cabrio, non so se te lo ricordi. Sì, me lo ricordo benissimo. Il mio maggiolone cabrio, esatto, e capello al vento, scappottato, l'estate, io poi sono uno che si abbronza tanto, per cui nero, con sti occhi azzurri, sul mio maggiolone, e c'era un tragitto che era da casa mia, che era a Puntagnone a Procchio, e per chi conosce l'Isola d'Elba, e andavo al mare a Marina di Campo, che sono 7 km di distanza, è il punto più stretto dell'isola, Procchio Marina di Campo, ed è anche una comodità perché se a Procchio è brutto il mare vuol dire che è bello a Marina di Campo e viceversa, perché il vento se porta a terra taglia, da una parte, dall'altra porta fuori, certo. Per cui alla fine hai 7 minuti di distanza tra il mare bello e il mare brutto. E io mi ricordo che la prima volta che ascoltai questa canzone in macchina, io accesi la macchina, misi la cassetta, perché certo. Stiamo parlando di cassetta, che fece cluciunk dentro, no, perché io mi ricordo anche prima della cassetta, mio padre aveva quello con i cassettoni come che no. Erano grossi, sì, così, sì, sì, sì. E lo stereo era sempre sotto al sedile, era sempre trunk che si infilava sotto, e io misi questa canzone,
cominciò questa canzone, io misi la prima e partii, arrivai dove dovevo arrivare, spensi la macchina e finì la canzone. Quindi ti ha accompagnato per tutto il tragitto. Esatto, e io ho detto, vabbè, sarà stato un caso. Ci ho provato il giorno dopo ancora. Quella canzone era l'esatto tempo del tragitto da casa mia al mare. Ti dico anche quant'è, 2 minuti e 42. 2 minuti e 42. 2 minuti e 42. Beh, 7 chilometri. Sì, se fanno un attimo. Rapidamente. Era un attimo, erano veramente un... E io regolarmente, quindi è rimasta nel cuore per questo, oltre io ad amare James Taylor e la sua musica, ma questa... E poi mi mette molta allegria questa canzone. E allora ce la sentiamo adesso in diretta su Radio Cigliano. Lui è James Taylor che accompagnava al mare Davide. Your smiling face. Su Radio Cigliano, restate con noi. Poi tra l'altro questa accompagna bene col Maggiolone. Sì, Maggiolone, capito? Poi c'erano le volte che addirittura i miei avevano un cane e un bobtail. Non so se avete presente qual è il bobtail. No, non ce l'ho presente. Il bobtail è il classico cane della Disney, è quello con tutti i peli sugli occhi. Sì, ho capito. Grosso, capito. Che poi quando lo vai a bagnare è minuscolo, è tutto pelo. Per cui figurati, Maggiolone, il cane dietro con la lingua così... Che si inserire dietro, bella, abbronzato, le cose, diciamo che me la tiravo un po', facevo un po' un po' il figo, lo facevo. Questo di un, base. Sì, è un, diciamo, un come dire, un ricordo veramente legato alle vacanze, legato al mare. Legato all'Ilba. Tu sei mare, vero? Mare tutta la vita. Io fosse per me vivrei su una barca in mezzo al mare. Ti piace la barca? Adoro la barca a vela, adoro stare in mezzo al mare, adoro stare. Sei anche pescatore? In rada. Non lo sono più. Nel senso, quando ero piccolo andavo molto a pesca con mio nonno. Sì. Ed sono dei ricordi che ho bellissimi. Andavamo col gommone a proprio, con la barchetta. Noi facevamo, a volte andavamo a pescare con la barchetta, ma spesso. Nonno stava a Fiumicino, facciamo pesca da scoglio, sì. con la canna da 9 metri e quelli sono dei ricordi che ho di quando ero piccolo, che mi porterò sempre, che sono meravigliosi. Andare a pesca con nonno era bello. Sì, ti svegli la mattina presto, poi lui addirittura non andava neanche a comprare, noi andavamo nei punti esatti, cioè la spiaggia, con la pala a scavare, a prendere i vermi, li prendevamo dal vivo, erano quelli veraci, quelli, diciamo, esatto, quelli veraci. Veri, e andavamo e cioè, e poi si tornava col pescato e si faceva, si mangiava la bella grigliata, si faceva la mangiata, poi soprattutto lì si pescano le vope, si pesca il cefalo, che è un pesce molto grasso ma molto saporito anche, che è buonissimo. E mi ricordo che anche in una si chiama battuta di pesca, anche se no, credo solo, di sì, forse sì. Vabbè, comunque in una pescata con nonno feci il mio primo incontro con quelle che noi a Roma chiamiamo zoccole, con una pantegana. Sì, perché sugli scogli ci stanno, ma c'erano certe... Aspettami un secondo. Your smiling face, James Taylor, perché poi abbiamo anche la radio noi, noi certo, ci dimentichiamo, noi ne fuori onda, chiacchieriamo e cazzeggiamo e li potete vedere su Facebook se ci state seguendo in radio, ma ogni tanto ci dimentichiamo. Mi stai parlando di zoccole? Di zoccole, sì, in quanto pantegane, in quanto topi, perché parlavamo di pesca quando andavo a pesca con nonno e mi ricordo che mi trovai di fronte questo abbacchio, questo cinghiale, sarà stata una cosa... Una nutria praticamente. Sì, sì, una cosa veramente impressionante, perché nel tentare di slamare un pesce, il pesce mi cadde e nel cercarlo vidi questa faccia, questa cosa, e dentro di me pensai, vabbè, mangialo tu, dai, te lo lascio volentieri. Che bontà, che ma bontà, che bontà. Sì, no, i topi, ecco, quella è una cosa che mi hanno sempre fatto schifo, sono i topi. Più dei ragni. Sì, no, i ragni me ne frega niente. I topi mi danno un po' fastidio, i serpenti, un po' come si muovono. Mi danno un po', però i topi proprio è una cosa, mi ricordo che una volta, 86, 18 anni, c'avevo più o meno, e appuntamento con la mia fidanzatina dell'epoca, io, un mio amico, la mia fidanzatina e la fidanzatina di lui, dovevamo andare al concerto di Claudio Baglioni, e lei abitava a Via di Torre Argentina. E andammo lì col motorino e c'era il cortile interno e non mi ricordo per quale motivo Federico comunque mi disse, dai, ripassi le chiavi del motorino. Io li tirai le chiavi finirono nel tombino. Marca nella miseria. Cosa sotto, e lì sotto ci si arrivava, c'era una porticina, ma praticamente andavi, non dico nelle fogne, ma più o un meno punto di raccolta non proprio meno. Sano. E mi ricordo che eravamo su questa scala, io, Federico e Valentina e Annalisa dietro,
e con l'accendino, perché comunque dovevamo recuperare le ste chiavi, perché sennò era la fine, e noi con la scusa di far luce facemmo andare avanti loro. Io poi rimasi sulla scala accendino dicendo: cercate un po', guardate, c'è non c'è scendo qua sotto. No, non esiste, mi dovessi trovare una zoccolata di quelle memorabili. No, i topi vabbè, d'altronde ne hai motivo, insomma. Non mi piacciono, sono l'unica cosa che non mi piace. Poi gli animali, adoro i gatti, forse proprio perché... Ma tu ce l'hai gli animali? Allora, io ho avuto gatti per quasi tutta la vita e cani, il cane di mamma, e ne ho avuti due, sempre due bobtail, e però io sono più un gattaro. Un gattaro. Sono un gattaro, mi piacciono da morire, li ho avuti fino a 6 anni fa, ne ho sempre presi due, perché per me devono farsi compagnia, devono stare insieme. Sì, assolutamente sì. Poi quando è nato Giacomo sono venuti a mancare tutti e due i gatti, e ho aspettato un po', perché comunque un bimbo piccolo, il gatto poi è particolare, sì. Il bimbo vuole giocare. Adesso è cresciuto, ha 7 anni, e lui ne ha già 2 con la mamma a casa. Adesso tra poco li prenderò anche io, sicuramente. Quindi voglio gatti una... everywhere. Sì, voglio una gatta nera e un gatto rosso. Ah, proprio c'hai la cosa rosso, cromatica. Il gatto rosso è, non si discute, ho sempre avuto un gatto rosso. Il mio gatto rosso si chiamava Pino e sì, anche questa è una cosa del Pino, perché dovevamo decidere come chiamarlo. Allora abbiamo detto: vabbè, cominciamo a dire un po' di nomi, vediamo quando si gira. E niente, questo non si girava niente, ma sai, tutti i nomi possibili e immaginabili. E a un certo punto io, così, non so perché, gli ho fatto: oh Pino, ma sai come diciamo noi a Roma? Sì, oh sì. Enzo, diciamo Nino, così. Sì, così. Ah, Neno, esatto, ho fatto: oh Pino, tuff. Il gatto si gira, ha fatto: no, vabbè, è il basta. Nome tuo. Ti chiami Pino. È il nome tuo. Sì, adesso no, voglio prendere una gattina nera. E la gattina nera, indovina come si chiamerà? Pina? No, nera. Si chiamerà Elfaba, probabilmente. Ah, la chiamerò Elfaba. Però sì, no, li voglio riprendere i gatti. Sono belli i gatti, perché poi sono autonomi. Sono indipendenti, non muoiono proprio per te, ti fanno compagnia, ma non sei... Si fanno fare le coccole quando hanno voglia loro, sì, infatti. Mangiano quando padroni hanno fame, di casa, assoluti. Assoluti, mangiano quando hanno fame, mentre il cane in qualsiasi momento gli fa vedere un pezzo di roba da mangiare, sta lì così che mangia. Il gatto, se non c'ha fame, non mangia. E sono molto puliti, si fanno compagnia. Poi in appartamento ci stanno bene. In appartamento, sì. Poi se li lasci 2 giorni, gli lasci il mangiare, le cose, 2 giorni da solo, torni a casa e la casa è normale. Lascia il cane da solo 2 giorni, non trovi più la casa, un bunker, trovi un'esplosione. Pur ripeto, amando i cani, ci mancherebbe altro. Però il gatto, la mia passione sono i gatti, assolutamente. Allora, voglio salutare anche Leila, Benjamin Franklin, il nostro presidente americano che ci segue sempre. Carmela, Francesco, mi sembra che l'abbiamo già salutato. Siete in diretta su Radio Cigliano 22:11, dopo cena con Davide Lepore. Potete ascoltarci su Spreaker. Puliti, le canzoni le ascoltate pulite, sono le selezioni di Davide, perché stasera la musica la porta lui. E su Facebook invece avete la possibilità di ascoltarci, di ascoltare Fuori Onda, e quindi di avere un insight. Ringrazio Carmela che ci dice: oltre a essere grandi artisti, siete grandi persone ed è sempre un piacere ascoltarvi. È bellissimo vedere come leggi. Che sto tutto storto. Stai tutto storto per cercare di focalizzare. Certo, devo focalizzare, se no niente. Lo so, non ci si riesce. Se no proprio non ci si riesce. Questa puntata è là la telecamera. Questa puntata la trovate in video su Facebook in questo momento, e vi esorto di nuovo, se volete pubblicizzarci in questa maniera, questo tam tam, diciamo, tra di noi, a condividere il video sulla vostra pagina, magari con due parole di accompagno, come hanno fatto tanti nostri amici. Lo troverete sulla pagina di YouTube Radio Cigliano. Iscrivetevi, Radio Cigliano, è semplicissimo, poi ci sono tutte le indicazioni qui nello striscione che sta passando. Troverete anche il podcast su Spreaker, sulla radio. Il podcast una mezz'oretta dopo la trasmissione, e la pagina di YouTube invece il video lo troverete domani mattina praticamente. Ma c'è tutto, c'è sempre tutto. Allora, noi siamo forieri, perché mi piace usare questo termine, di selfie a questo punto. Che vuol dire? Che noi ci produciamo un selfie. E voi, se ci scrivete al numero che tra un po' trovate anche sullo striscione, 328 79 48 796, scriveteci un selfie, e se non avete mai scritto, mandateci un vostro nome.
scriveteci anche il vostro nome in maniera che sappiamo chi ringraziare, e vi mandiamo il nostro selfie. Se voi volete mandarci un contro selfie nel quale ci fate vedere che cosa state facendo a casa in questo momento, che cosa avete fatto con la neve, quello che vi pare a voi, la cosa sicuramente è gradita. Allora, la produzione, questo non è bello, magari se giriamo la telecamera viene anche meglio. Aspetta che sto da... bravo, aspetta, faccio così, lo sposto e poi lo rimetto, giuro. Ok, e un, due, tre, ne faccio eccoci. Due evviva! Abbiamo fatto i due selfie, okay. E sono pronti per essere fruiti da voi che ci state. Fruiti! Ti piace? Mi piace ormai, molto, fruiti, mi voglio, piace. Voglio fruirli insieme a voi. Allora, su WhatsApp c'è Francesco che ci ha mandato il suo controselfie, che è assolutamente vero che ci sta guardando. È vero che ci sta guardando. Bravo, assolutamente. Francesco. Io penso di poter anche fare una cosa oggi che la faccio per la prima volta. E vi annuncio però che se non volete che mando in onda i vostri selfie, ditemelo. Perché sto mandando in onda i vostri selfie. In questo momento li mando tra un attimo, così avete il tempo di scrivermi su WhatsApp e dirmi no, non mandare i nostri selfie. Posso mandare i selfie in onda, mi piace far vedere anche il nostro pubblico e far vedere che cosa sta facendo. Da oggi si può fare e quindi siamo assolutamente contenti di farlo. E 3287948796 è il selfie della radio. Io mi sto mandando in questo momento il selfie di oggi, lo avrete se ci mandate il selfie con la richiesta, come vi ho detto, mandaci il selfie e noi ve lo mandiamo. E noi ve lo mandiamo. Senti un po', intanto che io faccio queste varie cose e vi faccio vedere adesso, eccolo qua. La vera testimonianza che ci sta guardando, assolutamente non si scappa, veramente siamo noi, i due là siamo dietro, noi. Siamo noi. E intanto vi mando anche il selfie di giornata. Volevo farti una domanda un po' così, un po' particolare, ma Davide papà com'è? Davide papà è un papà giocherellone, molto, però su alcune cose anche molto severo. Ah, e sei un papà severo, eh? Non è che sono un papà, io c'è una cosa fondamentale, che mio figlio potrà fare quello che vuole nella vita, sempre e comunque, ma dovrà essere una persona educata. Questo sì. Questa è una cosa, lo so, ma io vedo bambini al ristorante, in giro, le cose che fanno, cose agghiaccianti, con genitori che ridono, che non gli dicono niente, che non è... E no, mio mentre figlio... tu sei un papà attento da questo, sì, punto di vista. Sì, no, io voglio che mio figlio sia una persona educata, voglio che sia questo. Io ho sempre pensato, quando è nato mio figlio e me l'hanno messo in braccio, proprio, e aveva 2 minuti di vita, io ho avuto il primo pensiero è stato: io sono un potenziale assassino e sono un potenziale suicida, perché io per questa persona ammazzo e sì, può succedere. E mi ammazzo. Certo. Questo ho pensato. E di base ho sempre pensato che mettere al mondo un figlio sia una maniera che ci viene, un modo che ci viene regalato e donato per poter mettere in giro per il mondo una bella persona in più. Però sta a noi farla diventare una bella persona. Che sia una bella persona. Certo. E io credo che di base, per quanto uno possa avere 1000 difetti, se una persona è educata è già a metà dell'opera. E quindi voglio che mio figlio sia una persona educata. Poi è chiaro, poi sono papo e gli faccio fare cose che sono sicuro che a casa con la mamma non fa. E spero che Milano mi stia sentendo adesso. Se non so cazzi, poi dire ok. Però questo di sì, sono un giocone, un giocherellone, mi diverto, faccio. Oh, guarda Micio Rosso, meraviglioso! Aspetta, infatti, vedi, questa è una foto con Micio Rosso da parte di Ricky e Lumière, che vi mando subito in onda in questo momento. Ricky e Lumière, il loro selfie, il loro controselfie che hanno mandato. Che hanno mandato qua in onore proprio di Davide. Sì, sì. Tra l'altro c'è un bel. Aspetta, che poi questa cosa di mandare in onda selfie naturalmente mi complica la vita. Allora, c'è una bella dedica da parte, però non so di chi, perché non ti sei fermato, e ovviamente qui non abbiamo il nome perché su WhatsApp non c'è il nome, non sono le chat, che fa tanti complimenti alla radio. Un saluto al poliedrico ed insostituibile Davide Lepore. Addirittura insostituibile, grazie. Ah no, Pietro, ecco qua, Pietro. Sei fermato, okay. Grazie a Pietro, grazie per questo bel messaggio. Ti ho appena mandato il selfie di giornata. Anche Matteo, che ci sta
sta facendo vedere che non ha un gatto, come però dire, c'ha il calendario con i gatti, però c'ha il calendario, con, calendario i gatti, con i gatti. Adesso ve lo mando in onda immediatamente. Questo è Matteo Grande che ci sta, facciamolo vedere anche meglio perché si vede tanto gatto e poco Matteo. Grazie del contro selfie, ci piace questa cosa, ci piace potervi condividere insieme, condividere tutto quello che fate, quindi veramente continuate a mandarci i vostri selfie e noi vi mandiamo il selfie di giornata che stiamo producendo in questo momento. Fammi finire qua con gli amici che ci stanno mandando i selfie, che sono veramente tanti. Francesco te l'ho mandato, eccolo qua. Allora, Leila anche ti ho mandato, e il nostro Benjamin Franklin, che certo, giustamente il suo selfie, mi sembra giusto. Lo voglio far vedere perché è molto carino anche questo, mi piace mandare in onda anche il selfie di Benjamin Franklin, che come potrete vedere è assolutamente in parte, non è, si può dire, no, è Benjamin, no, Franklin, è lui. È veramente un suo selfie, sta in questo momento sistemando dei documenti probabilmente. Grazie Benjamin per essere con noi su Radio Cigliano. Sì, però tu mi hai detto che sei severo con i figli, con il figlio, diciamo. Severo. Ma la parte invece ludica come funziona? La parte ludica, facciamola qualunque, cioè giochiamo veramente a qualunque cosa. Io poi cerco di è chiaro, lui ha il piacere a giocare con la Wii, ha il piacere a giocare con, certo, l'iPad, le cose, perché dei comunque bambini, sono cose normali, però ovviamente io cerco sempre di inventarmi dei giochi con lui, più manuali, più il Lego, costruiamo, capito? Con i Lego, lui impazzisce per i Lego, costruiamo qualunque cosa. Almeno una volta ero preoccupato perché quando arrivavano le scatole che leggi 2028 pezzi, cose, oddio, dovevo farlo io. Devo dire che oggi invece lui è diventato bravissimo e lui mi dice: "Papo, tu passami i pezzi", e poi è lui che assembla. E quindi abbiamo fatto un pezzo rosso, un pezzo giallo, ci stanno le istruzioni, certo, le cose, mi dice: "Tu passami i pezzi", e adesso a Natale abbiamo costruito tutta la ferrovia, tutta la caserma dei pompieri. Cioè il Lego è ore sì, queste sì, sono sì, ore sì. Ore. Poi noi facciamo una cosa molto divertente a casa, io nel corridoio un ingresso abbastanza grande, e dove c'è un cartellone, infatti gli amici che vengono ogni tanto si mettono lì a leggere, fanno: "Ma che è?" Che sono le leporiadi. Cosa sono le leporiadi? Le leporiadi che cosa sono? Sono le nostre olimpiadi. E abbiamo sei specialità che sono calcio, pallavolo, calcio balilla, ping pong, tiro con l'arco e me ne manca, e basket. E facciamo le gare. Poi lui ha la bandiera italiana come simbolo, io ho la bandiera giamaicana, e abbiamo il tabellone che chi vince la gara mettiamo la cosa, e quando abbiamo voglia di giocare, e man mano stiamo riempendo questa cosa, e lui chiaramente ogni volta dice: papà, hai visto, vinco più io di te, eh?" Non sapendo, povero illuso, che lo faccio vincere. Vabbè, ma non si dice. Ciao Gabriele, benvenuto. Non si dice, anche se quella per esempio è un'altra cosa, ogni tanto lo faccio anche perdere, perché è giusto che si sappia che nella vita non si vince soltanto. Esatto, deve imparare anche a perdere, perché chiaramente come tutti i bambini le prime volte perdeva e soffendeva e faceva: "Oh, non gioco più", ha fatto amore, si perde a volte, succede, si perde anche. Questa cosa mi si è rivoltata, nel senso buono del termine, contro 2 anni fa, e quando ha iniziato a vincere veramente. No, quando l'anno scorso, anzi, quando io da amante del calcio e laziale sfegatato persi un derby, e devo dire che quel pomeriggio me lo deva parecchio, e lui mi disse: "Papo, come dici sempre tu, si vince e si perde." Certo. E io lì mi ho detto: C'hai ragione. Hai appena vinto tu. Hai appena vinto tu. Andiamo a giocare. Siamo andati a giocare. Ho perso anche con lui. Ho detto: Vabbè, giornata da cancellare. Ciao, però... Valeria, grazie di essere con noi. Grazie veramente. Ciao anche a Nicola e a Melissa. Ciao, Vale. E a Lorenzo. Grazie veramente di essere con noi. Anche Mela, cioè, sto parlando di tuo figlio. Anche mio. Però diciamo che la madre è quella certa. La madre, sì. E il padre. È sempre così. Il padre. Senti, dammi un'altra canzone. Vai, adesso questa, dai. Passiamo all'italiano. Allora, e ma ci tu teniamo sei... proprio l'ultimissima straniera, ce la teniamo come finale. Ma tu sei fan?
non dico la parola giusta perché si capisce. Esatto. Tu sei fan? Sono stato un fan accanito. Sì, e ho messo questa canzone primo perché adoro questa perché canzone, la trovo bella. Ciao, Franca. Bellissima. La trovo veramente veramente bella. E poi perché ha comunque, come tutte le altre, c'è un ricordo particolare. Ed è la prima volta che sono scappato di casa. Mia madre non sapeva. Sempre in movimento, sì, però. Sì, eh. Sì, mia madre non sapeva. Cioè, sapeva che ero a dormire a casa di un amico. E avevo 11 anni. Sapeva, diciamo, che ero questo. A dormire a casa di un amico. E la mamma di questo amico sapeva che lui era a dormire da me. Chiaramente, certo. E invece noi andammo 22 dicembre 1979. Andaste. E non so se la vuoi far partire. Sì, è il caso di farla partire. Andaste a fare che cosa? Andammo a Teatro Tenda Zerolandia. Andate a fare i sorcini. Io ero un sorcino di quelli sfegatati, anche perché Renatone, come molti cantautori italiani, all'inizio hanno scritto delle cose, delle poesie meravigliose. Lo sappiamo, è Renato Zero, Sorcino, Davide Sorcino, mi è passato. Assolutamente sì. Ma vanno sgamati poi? No. Non ci sono riuscite. Non ci sono riusciti. Gliel'avete detto anni dopo? Non che neanche. Credo che neanche lo sappia. È una di quelle cose che è rimasta lì. È una cosa che è rimasta lì. Io credo che se lo dicessi oggi a mia madre mi direbbe: ma che dici, se molte cose. E invece noi eravamo lì, Natale a Zerolandia, eravamo. Ma quindi avete preso i biglietti? Tutto, avevamo organizzato tutto. I biglietti ce l'avamo fatti prendere dal fratello più grande di questo mio amico. E questo. E come ci siete andati? Con l'autobus? Accompagnato, ah, accompagnati con la macchina. Ci ha accompagnato il fratello, ci ha aspettato fuori. E perché comunque ha detto: io vi faccio questa cosa. E vi hanno fatti entrare però, due undicenni, sì, perché, all'epoca era diverso. Sì, perché primo sì, era completamente diverso il tutto. E poi eravamo stati accompagnati appunto da questa persona più grande, che c'erano i posti che comunque all'epoca erano veramente numerati, ognuno stava al suo posto, anche se eravamo tenda strisce, ma comunque sia era proprio una situazione diversa, sì. Si viveva, ringraziando Dio, una condizione di diversa a livello era di sicurezza, più semplice, e più tutto, semplice, sì. Sì. Sì, assolutamente sì. Ma Renato Zero perché? Cioè, tu all'epoca a 11 anni avevi la passione per Renato Zero, ok. Ma mi innamorai perché di Renato Zero perché quando ero piccolo frequentavo, perché papà ci lavorava molto, l'RCA. Sì. E dove poi anche io sono andato a cantare, Giorgia andò a cantare varie sigle, se ci ricordiamo le sigle che sì, come no, tante. Dei cartoni animati. E io mi ricordo questo jukebox. Mi ricordo questo jukebox e mi ricordo che misi il carrozzone. Dentro l'RCA, sì, al bar dell'RCA. Sì. Misi il carrozzone. E io sentii questa canzone a 11 anni e mi innamorai perdutamente di questa canzone. E chiesi a papà, ho fatto: ma chi è questo Renato Zero, le cose? E Renato a quel tempo era veramente una pazza furiosa, faceva gli spettacoli tutto truccato, con le piume, con le cose. E per cui papà non è che fosse proprio, non dico, diciamo, ecco, Renato Zero è stato il nostro David Bowie. Sì. Io non esagero, diciamo, come personaggio, sì. Era il nostro David Bowie. Io mi innamorai di questa canzone e a casa scoprì che mamma e papà avevano comunque un suo disco e lo ascoltai e da lì impazzii. Avevo poi due amiche che conosci benissimo anche tu, con cui sono cresciuto insieme. Mio papà lavorava con il loro padre, loro hanno fatto anche tanto doppiaggio, che erano malate anche loro, che erano Mauro e Emanuela Cenciarelli. Sì, lo è vero, altre malate, due malate di Renato Zero. Sorcinissime. Esatto. E io infatti alcuni dischi, le prime cassette che mi feci da dischi prestati da loro, quando vennero fuori i primi stereo dove riuscivi a registrare su cassetta dal disco, cioè una era meraviglia, proprio, una cosa, avevamo raggiunto magia, era magia sì, pura, sì. Sì, la magia pura. E quindi è Renato non, ma la ancora sua adesso? Forma, allora è invecchiato, sì, lo so, però il vecchio, guarda, le vecchie canzoni tre sono... anni fa, quando lui ha fatto 60 anni, sono andato a Villa Borghese al concerto, ho regalato i biglietti a Mela quattro anni fa. Aspetta un attimo, che abbiamo sempre l'incombenza della radio.
Renato Zero il cielo, ci stavi cielo. Raccontando Davide di Renato Zero proprio. Sì, del mio essere sorcino. Super sorcino. E l'ultimo concerto che ho visto appunto è stato per i suoi 60 anni, 4 anni fa, e ci portai, feci questo regalo a Mela, a Melissa, e andammo a vederlo. E lì per lì è stato bello il concerto sicuramente, però adesso vederlo in giacca con sta panzetta, che cosa è, non è lui, non è quello, non Renato è quello Zero, sì. Quando poi a fine concerto è arrivato a cantare il cielo e a fare tutto il famoso discorso di Zerolandia del cielo, certo, e di noi zero folli, di noi zero matti, e a lacrimucce, esatto, soprattutto perché si presentò sul palco con il vestito blu di piume, e lì vabbè, lì sono morto. Guarda, mentre te lo racconto, non so se si vede, belle, non si vede, però insomma la testimonio io. È un'emozione, perché secondo me ha scritto delle cose, dei testi incredibili. Ci sono alcune canzoni che sono veramente belle. Sì. Ciao Monica, ciao Edith, ciao Maria Giulia, ciao Loretta. Gabriele ti fa una domanda tecnica, ti dice: ti ricordi il tuo primo turno al Leggio? Porca zozza. Questa la chiedo allora, sempre. Allora, perché il mio primo turno al Leggio, sì, fu con Carlo Baccarini. Sì. E parliamo di un film che si chiamava Piccoli Gangster. Che è un film delizioso, non so se tu l'hai mai visto. Credo di sì. È un film dove ci sono tutte le bande di cose, sono tutti fatti da bambini. Loro c'erano le mitraglie. Stiamo parlando di quello degli anni 30? Sì, quello che sparavano i maritozzi con la panna. No. Esatto, dove c'eravamo tutti quelli che poi siamo cresciuti, lo sciccoso che era doppiato da Marco Guadagno, cioè ci avevamo veramente tutti. Senza Carlo Coraccio. Io avevo questo ruolino minuscolo che era quello che puliva il locale, sì. Il negretto che puliva il locale, e quello fu il primissimo turno che feci, fu la prima battuta che dissi a Leggio. E l'incontro con Leggio com'è stato? Ma quando sei minuscolo sei, sì, incosciente. Però tu ti ricordi, cioè io come dico sempre, è difficile per me, per te, per tanti nostri colleghi avere dei ricordi nei quali dici: ecco, in questo periodo nella sala di doppiaggio non c'ero, non ce l'abbiamo dei ricordi di questo tipo. No, noi. No, è no. Difficile. Però c'è chi ha avuto un approccio più traumatico, un approccio più normale. Io devo dire, ho avuto un approccio tranquillo, ho avuto la fortuna, come avete poi scritto tanti che se lo ricordo, insomma, da piccolo io ho fatto veramente il fior fiore dei film, i bambini ero tutti io, da Kramer appunto, Kramer contro Kramer, Shining, il bambino del grande cacciatore, il piccolo Lord, Piedone l'africano, i due dell'extraterrestre, i quattro dell'oca selvaggia, cioè i bimbi l'ho fatti quasi fatti tutti tantissimi, quanti io. Tantissimi. E la bellezza era lavorare accanto ai mostri sacri, perché poi alla fine... Kramer, poi si lavorava insieme. Si lavorava insieme, esatto. C'è un aneddoto a proposito di questo, e allora io doppiai i quattro dell'oca selvaggia, dove doppiavo il figlio di Peppino, Rinaldi. Sì. E facemmo le nostre scene, le nostre cose. Dopo 3 mesi, 4 mesi più o meno, ci fu il bambino e il grande cacciatore, sì. Dove io doppiavo Ricky Schroeder e lui doppiava William Holden. Dopo qualche mese venne fuori il piccolo Lord, dove io doppiavo Ricky Schroeder e Peppino doppiava invece Ale Guinness. La coppia inossidabile era. Io arrivai al Leggio, avevo 11 anni più o meno, e Peppino mi disse: oh, ma sempre qua stai te. E io con l'ingenuità e la faccia da culo del bambino gli dissi: eh sì, ma pure te stai sempre qua però. E stava Peppino Rinaldi, ma non solo, perché poi ho aggiunto: io doppio lo stesso attore, te ne stai a fare due diversi. Come a dire, subito, esatto, capito? Come subito. A dire, cioè io almeno sono stato chiamato perché te stai sempre qua. E vabbè, ho dei ricordi, sai, quando cresci con Leggio, con Peppino, con Ferruccio Amendola, con questa gente, con Pino Locchi, con Dietro che ti dirige, Renato Izzo, Mario Maldesi, Federnaud, cioè stiamo parlando di Crema, del Gota veramente, esatto, del doppiaggio. E io sono cresciuto con questa gente, ho imparato da queste persone, era un doppiaggio un po' diverso rispetto a quello che c'è oggi, avevi la possibilità veramente di imparare, anche perché eri al Leggio insieme. Si poteva anche fare, eh? E a oggi devo dire che quando in direzione mi ritrovo a dirigere gente come Emilio Cappuccio, Dario Penne, Michele Calamera, Rita, certo, Savagnone, gente veramente che ha fatto la storia. Che ha fatto la storia, e che devo dire, al contrario di alcuni miei colleghi a cui
tireresti un po' le orecchie, sì, perché queste persone hanno un'umiltà davanti al leggio che poi ce l'hanno anche noi, trasmessa, vero? Sì, ma molti del, diciamo, delle nuova generazione non ce l'ha questa umiltà, cosa, e si dovrebbe soltanto cosa, sì. Esatto, perché appena gli dici qualcosa come direttore, lo vedi quello che te lo fa, però magari non è d'accordo. Non è d'accordo o non d'accordo. Io sono il direttore, ho una figura e lo devi fare. E questa cosa i grandi vecchi ce l'hanno. E quando ti senti dire da un Michele Calamera o da un Emilio Cappuccio, che ti dicono, un Dario Penne, che ti dicono è bello lavorare con te perché tu dirigi alla vecchia maniera. E gli rispondo sempre: ma perché io ho imparato con voi, cioè, per me è questo. Certo. Io ho imparato questo di doppiaggio. E per forza dirigo alla vecchia maniera, perché io ho imparato da voi, io ho imparato questo. Ed era bello stare a leggio con questa gente, avere appunto dei direttori dietro che avevano veramente la passione. È anche un bel background importante. Sì, a oggi a volte vai a fare delle cose anche molto belle, ma poi ti giri e il direttore sta al telefonino, all'iPador, cosa. È buona, sì, bello. Non c'è il... Non è sempre così, eh? No, ci mancherebbe, certo. Altro, però a volte succede ed è un peccato, perché è un mestiere talmente bello che con la giusta cura è... L'artigianalità del doppiaggio, esatto. Abbiamo sempre detto noi, esatto, no? Esatto. Perché far cadere una cosa, che poi abbiamo i tempi pazzeschi, abbiamo le richieste assurde, abbiamo tante storie che non vanno bene, però noi siamo veramente degli artigiani. Però ecco, come vedi, paradossalmente siamo andati molto avanti rispetto a tanti anni fa con la tecnologia, sì. Ma poi alla fine siamo tornati indietro a livello di emozioni, di cose. Cioè, una volta veramente, quando oggi ti dicono ok, provate insieme, però poi incidiamo separati. Che brutto. Che io odio le colonne separate, sì. Le odio. E c'è uno scambio di energia, cioè, con la persona accanto. Io una battuta la dico in quel modo, ma perché se tu mi hai dato quella prima in quell'altro perché modo, ascoltato. Perché certo. Ti ho sentito, perché c'è proprio tutto un altro mondo. Io ogni volta mi dicono no, dobbiamo incidere separati, perché se no poi al mix. Io porto sempre un esempio, ho fatto andatevi a vedere la scena del cacciatore della roulette russa. Tutti insieme. Sono in tre, un cinese, De Niro e l'altro, non voglio, adesso c'ho un vuoto, non mi ricordo come si chiama, è tutto insieme, tutto inciso insieme. È vero, avevamo più tempo di provare, quindi certo. Eravamo anche più precisi sul sync, avevamo una maniera di doppiare che ci hanno insegnato, che era quella anche di automissarci. Per cui se noi eravamo accavallati, c'era uno dei due che sapeva che in quel momento doveva un pelo abbassare, perché doveva venire fuori un po' di più la voce dell'altro, eh. Però si faceva tutti quanti. Ti sapevi allontanare dal microfono. Io, come per esempio. Adesso è quanto. Chiedi mai te, ma i campi li devo sì, fare. Che cosa sono i campi? Quando l'attore è lontano dal microfono, dalla macchina da presa, devi dare un po' d'aria. Se io parlo in questa maniera, sono molto presente. Perché sono in primo piano. Se io parlo così, esatto. Sentite che c'è aria. Esatto. Capito? Più che altro. Quasi fanno i campi perché no fanno il mix. Quella era invece anche un'altra cosa che ti aiutava nella recitazione. Ma come no? Andavi avanti e indietro, ti muovevi. Sì, c'era un movimento, sì. È come quando si faceva la porta col cartone col copione. Adesso no, tu fanno il mix. È doppia però al mix. Allora, fanno il mix a Londra, a me mi fa ancora sì, più incazzare. Sì. No, perché se questo non mi sono a Londra. Ma perché ce li andare fino a Londra? Abbiamo dei signori un po' di mix in Italia, sì. Ma perché? No, devo andare a Londra. Succede così. Se non Leonardo, che ci sa. Leonardo ci ha messo una reazione. Grazie, ma ciao, c'è tanta Leo. Gente che è entrata adesso, è entrata e Leonardo, è entrato Fede Debo, è entrato tanta gente Fede. Che ci sta dicendo, Leonardo dice, la voce di Golden Boy, il suo imparo è leggenda. Che hai tirato fuori, Leo. Imparo, mentre pedalava, imparo. Grandissimo. Fede è un'altra delle nostre amiche Gabriele, storiche, che è molto cinematografico, posso dire la verità, sì. Dice, quali sono i tuoi ricordi più belli della realizzazione di Shining? Allora, partiamo dal presupposto che io Shining mezzo film non l'ho visto. Perché c'è il mascherino? L'ho doppiato a cronometro. Alcune scene, diciamo, ho fatto un po' ho fatto una specie di radiodramma, ovvero Mario Maldesi, che era il direttore di doppiaggio, mi spiegava la scena
mi dicevano in che tempi doveva essere la battuta e io le facevo a vuoto perché non potevo vedere quelle immagini. Certo. Perché ci arrestavano subito, era un film credo vietato ai 14 fu come film. E c'era poi, anche un riguardo per i bambini. Sì, beh, io ancora oggi ho guardo con la coperta fino qua, Shining, per cui figurati a 11 anni. Certo. E un ricordo bello è stato che, questa è una cosa che purtroppo non sono riuscito a recuperare prima che morisse Mario, e che comunque Maldesi mi disse che Kubrick aveva mandato un telegramma, gli aveva mandato un telegramma dove si complimentava per il doppiaggio del bimbo. Tra l'altro erano molto legati Mario e Kubrick. Sì, assolutamente sì, e gli mandò proprio un telegramma personale dove io dissi a Mario: Mario, dammi quel cemice, faccio le fotocopie, ci pezzo tutta casa. Faccio la carta alla parati. Beh, sai, quando comunque ti arrivano i complimenti, sì. Un po' come quando vinsi il provino per la Maleducazione di Almodovar, fu una soddisfazione perché Almodovar che sceglie le voci. Sì. È lui che decide in tutte le lingue chi è, qual è la voce giusta e chi è che doppia il personaggio. Che è un po' l'accompletamento del regista. È sì, giusto che esatto, il regista faccia anche esatto, delle scelte. Ed è chiaramente una soddisfazione e un piacere quando succedono queste cose. È sempre un grandissimo piacere. Dice Fede, ti dice: ma alla sua età non è tardi a quest'ora? Allora, no, vi spiego il perché Fede dice questo. Allora, noi ci prendiamo sempre in giro con Fede, che dice che ormai sono diventato una persona anziana. Una volta eravamo in una sala di doppiaggio e io ero appoggiato, era l'inizio del secondo turno, e quando un po' tutti abbiamo la famosa cecagna e la biocchetta che abbiamo mangiato. Sì, ero io su un divano, lei sulla poltrona avanti, e c'era un bimbo che correva, che faceva, e la bastarda disse: bimbo fai piano che il signor Lepore sta riposando. Io la sentii perché stavo con l'occhio così, ma non stavo dormendo, era occhio vivo, lo sentii. Ho cominciato a ridere, da allora è rimasta questa cosa. Infatti, sì, no, Fede, tranquillo, tra un po' arriva la mia badante e mi viene a prendere e mi riporta a casa. Mi riporta direttamente a casa. Sì, io voglio far vedere nel frattempo, perché c'è tanta gente che ci ha mandato anche il controselfie. Allora, questo è il controselfie che faccio vedere adesso di Pietro, che guarda che enorme gatto che ha messo nella foto, veramente bello. Grazie Pietro per è andata via pure la telecamera. Ecco, abbiamo rifatto il fuoco. Grazie per il tuo gatto, che non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Me l'hai scritto, adesso te lo ecco, dico. Lo vedi, Pasquale, te l'abbiamo detto prima. Tu non mi puoi chiedere, Davide, mi fai una battuta di Shining quando il bambino dice: primo non me la ricordo la battuta, ma poi stiamo parlando del 79, credo sia. Non può Shining. Venire. No. Non può venire. Che ti posso al massimo, ti posso fare Etrom. Ma c'ho 40 anni di più. No, 40 no, però insomma, 30 e passa, sì, sicuramente. E questo invece, Fatemi predisporre, perché è un po' farraginosa la cosa. Questo è il selfie qua, sì, di Christian, alieno intelligente, e Valentina Icaru e la piccola Elsa. Vediamo se riesco a mandarvelo, perché ripeto, è bello fare questa cosa dei controselfie, ma devo un po' affinarla. Eccolo qua, il suo selfie. Ti ho mandato anche il nostro selfie di Pasquale personale. Mi conferma 1979, infatti. Sì. Tanto rispondo passato, a Fede, Fede love you too, che mi scrive I love you too. Grazie assolutamente. Veramente. Nicola Solati che ci dice: quanto mi divertite a doppiare Griffin e Simpson? Tanto, ti assicuro, veramente tanto. No, ci perché divertiamo. Poi ci sono anche quelle serie veramente dove ti diverti. No, ti diverti e là, di più. Chi ci ha mandato il piccolo Lord? Ricky e Lumière si divertiranno dopo la trasmissione, e ce lo stanno facendo vedere a guardare il piccolo Lord. Che c'è cazzo da divertirsi a guardare il piccolo Lord, voglio dire, se poi vi divertite a sentire la mia voce mi fa piacere, ma insomma una storia dice abbastanza triste. Il piccolo Lord, sì, e lo fanno a Natale, tutti i Natali, non c'è tutti un Natale che non sì, che è non come una poltrona per due, passa il piccolo Lord. Sì, non è Natale, veramente. Se non c'è una poltrona per due è il piccolo Lord. Esatto, non è veramente Natale. Grazie per tutti quanti i controselfie che ci state mandando, spero di averli mandati. Andati tutti. Ah no, ce n'è un altro di Alberto che dice: ma quando fanno così, aspetta che lo mando in trasmissione, anche questo, i gatti, la finestra va aperta, gli va aperta oppure no? Guarda, la maggior parte dei gatti ti gratterà la finestra, tu gliela apri e lui non entrerà, perché te lo fanno apposta. Sì, si divertono come matti, sono dei disgraziati i gatti che tu non ne hai un'idea. Ma tu quindi sei uno da tiragraffi, da tutte quante queste cose per i gatti? No, diciamo che sono uno che si è fatto rovinare parecchi divani, sì, proprio per non comprare i tiragraffi. Però per esempio mi è capitato di doppiare tutta una serie di documentari di Jackson Galaxy, che è un comportamentista per gatti.
Ma è meraviglioso, perché lui ha salvato famiglie che, cioè, sai, ci sono i gatti quelli che sono forastici, quelli che comunque prendi, che tu non te l'aspetti e te saltano addosso e te graffiano, che non si fanno fare le coccole, non si fanno niente, diciamo, e lui mi ha insegnato tanto sui gatti, perché lui è geniale. Lui calcola che è un orco di quasi 2 metri, pelato, con tutti i tatuaggi, tutti gli anelli, con i dischi, con le cose, e c'ha questa sua custodia della chitarra, perché poi lui ha un gruppo rock. Però è bellissimo, perché quando arriva nelle case delle persone dove ci sono i gatti, con la sua custodia, apre la custodia e dentro ci sono e le piumine, la palletta e la cosetta, tutte le cose per i gatti. E li ho visto fare delle cose con i gatti, farli cambiare in maniera incredibile, veramente veramente un grande, veramente Jackson Galaxy. Lui grande, ma grandi anche i gatti che ci fanno compagnia. No, io adoro quando vengono addosso e ti fanno il pane. E io adesso notte che te scaldano queste serate, sì, che fa un po' freddo. Sì, e poi sono belli, perché sono disgraziati, sono ti scelgono. Sì, ti scelgono, ti scelgono loro. E io... Non è detto che vadano tutte bene le persone che stanno nella casa, scelgono delle persone. Guarda, a me è successo ultimamente, sono stato fino a poco tempo fa, avevo una compagna che aveva 2 gatti, e tra cui una meravigliosa gatta bianca, cicciona, gigante, Siberia, e che comunque, sai, il classico gatto, gli dici Sibi, vieni qua, e il gatto apre l'occhio, te guarda, se ti guarda, ma proprio non ti caga, non niente. E io sono stato l'unica persona con cui ha fatto le fusa, ed era l'unica persona che gli facevo sipì così sul letto, e lei puff arrivava. E tu dovevi vedere la mia ex compagna come si incazzava su sta cosa, scherzando chiaramente, però dice ma cacchio, ma il mio gatto da 7 anni e non mi caga. E perché i gatti scelgono. E i gatti scelgono, poi quando ti arrivano addosso la mattina ti cominciano a fare le fusa, si mettono a fare il pane sulla panza. Oh, sono belli. E qui abbiamo invece un cane, perché questo cagnolo è il cane di Gabriele Depeche, che ci sta, chattando adesso in chat. C'è anche Domi, ciao Domitilla, c'è anche Giovanni, grazie di essere con noi, e anche Giuseppe ha preso parte alla trasmissione. Allora, un altro pezzo, Davide, dammi un altro. Sì, Loretta, hai ragione, sono gli animali più belli del mondo. Sì, dammi un altro pezzo. Un altro pezzo. Hai detto che proseguiamo con l'italiano? Vai. Pezzi da 90 oggi, sì, veramente sì. Pezzi da 90. Sì, lui sì, che sì. Cosa ha per te? Allora, e questo pezzo soprattutto. Allora, parte lui, che è un altro di quei cantautori che hanno fatto parte della mia infanzia, e è un altro di quei cantautori che secondo me ha scritto delle poesie incredibili, e questa canzone ha un ricordo particolare. E perché dice una frase che a me mi ha sempre fatto venire i brividi, e che quando poi l'ho provata nella realtà funziona. È la cosa più bella del mondo, che dice: potesse essere all'era con mio figlio in braccio, che a me tocca la faccia e non mi fa parlare. E poi quando lo sperimenti, quando poi c'hai tuo figlio in braccio che ti mette tutte le mani in faccia e non riesci a parlare e ti sposta gli occhi, dici però porca miseria, è la cosa più bella del mondo. Sì, e c'aveva ragione Pino. C'aveva proprio ragione, c'aveva veramente ragione. Sì, sì, e sì. Allora ce lo sentiamo adesso, l'abbiamo messo tante volte, ma è veramente bella questa, perché è veramente chiama l'allegria, sì, sì. Chiama l'allegria. Pino Daniele, potesse essere all'ero. 22:45 su Radio Cigliano. Ma manca poco. Questa è la radio delle libertà, quindi possiamo anche scavallare. Infatti non è. Ce ne sono ancora tre. È che ci sono delle serate che non finiscono, non finirebbero mai, veramente. No, più che altro non vorrei che si rompessero loro. Che guardali, ecco, questa è la risposta. Oh, guarda i cuori e vedi la risposta in questo momento. Aspetta, in diretta. Gabriele che mi dice: allora, prima ti ho fatto una domanda sui Shining, ora passiamo ai Simpson. Qual è il tuo più bel ricordo di questa fantastica serie? Se puoi te la leggo io, però. Sveltilano, bastardo che sei. Potresti farlo senza sottolineare la mia ciuicità. No, vabbè. La mia ciuicità. La tua ciuicità. Il ricordo bello dei Simpson. Sicuramente quando mi hanno affidato la prima volta la direzione della serie. Sì. Io ho diretto 3 stagioni e è stato un bel riconoscimento. Ma anche perché la direzione dei Simpson, sì, è tosta, devi conoscerli bene, sì. Devi avere
uno spirito particolare. E quando Tonino disse sì, Davide è uno dei pochi che la può dirigere, è stato un bel riconoscimento, sì, assolutamente. E poi il ricordo divertente sicuramente quando e come è nata la voce di Milhouse, perché io sono uno dei pochi dei Simpson che non ha la voce uguale all'originale. E lui è molto più piccolo in originale, però quando arrivarono i Simpson il primo anno, nell'82 credo sia la prima stagione, e nel 82 forse 92, un po' più 92, sì, scusate, sì. 92, e tutto noi avremmo immaginato e pensato tranne che diventasse quello che sono diventati oggi i Simpson, sì. E per cui loro, perché c'era stata una richiesta dall'America, dovevano essere uguali all'originale. Sugli altri c'era un pochino più di sbizzarrimento, chiamiamolo così. E con Tonino cominciamo a dire: ma come proviamo una voce? Proviamo questa, no, questa non mi ha, no, questa non funziona, no, questa no, questa cosa. E io a un certo punto feci così, e feci questo suono nel sospiro. Tonino mi guardò e mi disse: sei capace a parlare così? Faccio parlare così come? Dice: ste corde che se so, che perché alla fine vengono, sì, fuori due o tre note, mentre, sì, sì, sì. E ho detto: non lo so, proviamo, prova un po', di che ne so, Bart, ciao, come stai? Bart, ciao, come stai? È lui, basta, è lui. E così nacque da un sospiro, nacque la, vedi come a volte voce di cerchi e poi, sì, per, sì, una, sì, casualità, sì, sì, riesci a trovare la cosa giusta, la cosa che funziona, esatto, il guizzo. Mentre invece i Griffin fu una palese, l'ho sempre detto, una palese spudorata imitazione al maschile di Lisa Simpson, cioè l'ho sempre detto, perché, sì, comunque lui parla così, e sì, parla, sì, come, sì, parla Lisa, un po' Lisa, come Lisa, la fecianza, sì, Lisa parla così, è stata proprio spudorata. E, però è stato bello anche perché in originale lo doppia Seth Green, che è un attore che io ho doppiato tante volte, anche quando non fa le voci, diciamo, esatto, sì, quando fa l'attore, sì, esatto. E il bello è che la direttrice di doppiaggio non la sapeva questa cosa, cioè lei mi chiamò perché disse: c'è un pazzo, un cartone animato, io in genere quelli faccio. Aspettami un secondo, yeah, sta finendo. Pino Daniele, potesse essere all'ero, in diretta su Radio Cigliano, si sono fatte le 22.48, state ascoltando Dopo Cena Con, una trasmissione che c'è il giovedì su Radio Cigliano, se non è giovedì state ascoltando una replica, e ci sono tanti ospiti, stasera c'è Davide Lepore qui con noi. Davide Lepore, che la tua amica Valeria Vidali dice che sono un po' noioso, ma ci ascolta perché ci sei tu, perché, vabbè, ti vuole bene. Diciamo che la coppia funziona. Sì, la coppia funziona, ma va benissimo, però poi, vabbè, aspetta, Vale, aspetta che trova qualcosa, rispondi a te. No, io sono un signore, non mi permetterei mai, assolutamente sono un signore. Poi voglio bene a Vale, io voglio bene a Valeria. Senti, c'è Pasquale che ti dice: cosa ricordi, vabbè, ricordi parecchio, cosa ricordi di Ferruccio, Amendola e Glauco Onorato? Hai avuto difficoltà a doppiare quei due film con Bud Spencer? Allora, c'è da dire questo, no, non ho avuto nessuna difficoltà, anche perché avevo come direttore di doppiaggio Pino Locchi. Dei coglioni. Avevo Pino Locchi come doppiaggio, accanto Glauco, che era un omone meraviglioso, il papà di, sì, Riccardo, di Nisim, un omone meraviglioso, e Ferruccio anche, sempre stato una bella persona, gentile, disponibile, erano, ti aiutavano, alleggio, ti facevano, giocavamo, era, guarda, sono sempre state delle persone, sempre belle persone, belle persone, sì, sì. E devo dire, rimasi un po' così una volta quando andai a doppiare Pirone l'Africano, che però mi sembra che Pirone l'Africano, non so se prima o dopo, perché fu uno di quei film in cui Bud Spencer invece si doppiò da solo. Sì. Non fu Glauco, ma si doppiò da solo. E devo dire che anche l'incontro con Bud Spencer fu particolare. Qualche mese fa, quando è venuto a mancare, io ho messo un post di un ricordo, appunto, del lavoro con lui in sala, a cui sono molto legato. E sai cosa? È che quando sei piccolo, per fortuna, e hai intorno persone intelligenti e belle, comunque ti fanno, io l'ho sempre vissuto come un gioco, quando poi ho fatto è quello che mi hanno fatto vivere principalmente i miei genitori. Certo. Un gioco. Farlo perché giochi, non perché stai andando a lavorare. Esatto, io se avevo la partita di pallone con la scuola, non c'era turno che tenesse, sì, io andavo a fare la partita di pallone. Si spostava il turno, non la partita. Cioè, non si saltava la partita. Assolutamente, certo, assolutamente, certo. No, non si saltava niente. E io devo dire grazie veramente a
tante persone che sono, con cui sono cresciuto in questo ambiente, e anche a tanti di noi. Noi abbiamo passato veramente la vita insieme, e quando io parlo, che ti posso dire, di, ecco, Federica prima che ci mandava I Love You, io conosco Fede da 35 anni. Cioè 35 anni su 48 è tutta, è tanto, la vita, è tutta la vita, sì. È tutta la vita, sono persone con cui hai di condiviso. Poi noi siamo tutti molto coccolosi, affettuosi, e infatti ci sono fidanzati e fidanzate che sono apparsi nella nostra vita che hanno avuto dei grossi problemi con, nel vederci nei rapporti che abbiamo noi al lavoro, perché comunque noi siamo tutti coccolosi, sì, ci vogliamo bene. E ogni tanto capirà ad arrivare, vedi sul divanetto 5 persone, una in fila all'altra, che si fanno i grattini, sì, perché, una mezza pomiciata, sì, ma non è la pomiciata, ma non è la pomiciata, è coccola, bravo, coccola, perché è coccola. C'è affetto, sì. C'è l'affetto di aver condiviso tante cose belle insieme, di essere cresciuti insieme, sì. L'amore per questo lavoro, il rispetto, la stima, e sono, so, come si dice, so cose belle, so cose belle, so, sì, cose belle. Poi veramente sembra strano, ma quando cominci da ragazzino, da adolescente e vai avanti, siamo veramente un po' cresciuti tutti quanti insieme, quindi è veramente, sì, una, sì, seconda famiglia, sì, anche, sì, il, sì, doppiaggio, sì, assolutamente. Senti, sì, ma invece quando ti capita, perché ti sarà capitato di dirigere dei bambini adesso, mm-hmm, dei piccoli, come la vivi, visto che tu sei stato con Pino Locchi, che ti ha diretto, con Peppino, con Ferruccio, eccetera eccetera? E allora, principalmente si deve giocare, si deve giocare, perché se no non ottieni quello di cui hai bisogno. Certo. E è anche vero che ci sono alcuni bambini di oggi che li hanno fatti lavorare talmente tanto, cioè che so dei mostri, so delle macchine, so delle... bravi subito, ma sì, forse troppo, ma che anche non hai neanche bisogno di, non lo so, hanno perso un po' di spontaneità, di ingenuità, di anche nella recitazione. Io quando parlo di film come Kramer contro Kramer e Piccolo Lord, io, è capitato chiaramente di risentirmi, io ero molto più bravo quando ero piccolo, perché ero più vero, ero più spontaneo. Oggi sono molto più tecnico, sì, certo, anche come se tutti, poi, ovviamente, certo, poi però lì c'era una, è cambiato una, anche il lavoro, una naturalezza e un veramente un, non ingenuità, però una non so come dire, un'istintività diversa, e per cui io cerco di farli divertire principalmente, che è il fondamentale, perché sì, se non si, sì, divertono, sì, 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 è, sì, meglio veramente stare a casa a giocare, esatto, con PlayStation papà. Beh, con la PlayStation magari meglio. Ti chiede Carmela se dirigi anche a Milano. No, a Milano non dirigo. A Milano non mi è capitato di dirigere, no. E Franca ci dice che siamo due belle persone. Oh, grazie. Grazie Franca. Grazie perché, veramente. Ah, perché non lo conosci bene, non dici questo, però so, perché poi questi sono i fuori onda, quando spengo tutto, quando io spegno, faccio un despota, una, sì, cosa, sì, tremenda. Voi non lo sapete, qui ha delle gabbie con i gatti, lui dice che ama i gatti, ma qua c'ha delle gabbie e c'ha la, cucino, con la cerbottana e si diverte, li lascia scappare uno e poi lo, con la cerbottana. In diretta su Radio Cigliano, dopo cena con Davide Lepore, si sono fatte le 22:54, dammi un altro pezzo. Un altro pezzo, siamo quasi arrivati. Beh, un altro, sì, pezzo. Abbiamo poca, allora, roba. Passiamo a questo adesso. Ah, e questo qui, che è un pezzo che piace molto anche a me. Che cosa ti evoca? Ma nulla di particolare, è un pezzo di cui io mi sono innamorato la prima volta che l'ho sentito, trovo che abbia delle parole splendide e anche una bellissima musica, e poi dice una frase. Tu ti innamori delle frasi, eh? Dice una frase che mi ha fatto, che mi colpì, perché era la prima volta che sentivo parlare di questo in una canzone, e che dice a un certo punto, adesso non mi ricordo bene come è costruita la frase, e dice delle frasi vuote ma doppiate. Sì. E mi incuriosì questa cosa, che lui parlasse, sì, che mettesse all'interno di una canzone d'amore. Poi se uno sente tutta la canzone, chiaramente c'è ha un senso ben preciso, ovvio. Ma io la trovo proprio bella, bella come canzone, quell'album è molto bello. Quindi non, sei, non è solo il pezzo, è proprio anche l'artista che a te piace. No, io devo dire che poi alla fine di lui conosco molto 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 poco, sì. Però questo pezzo mi sono innamorato la prima volta che l'ho sentito immediatamente. Tanto da portarlo stasera, sì, beh, sì, diciamo, assolutamente, tra gli, sì, otto pezzi, sì, che, sì, 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 hai messo. E allora, l'abbiamo ascoltata anche lui tante volte, ma quanto è bella questa canzone. In diretta su Radio Cigliano alle 22:55, Samuele Bersani, giudizi universali. Vabbè, la rifacciamo questa. Dai. Che si può star bene senza calpestare il buone,
Sì, sono scivolato, la dobbiamo rifare praticamente. Tema doppiate. È vero. Sai che non ce l'avevo fatto, cioè, non l'avevo ricollegato. Di parole vuote ma doppiate. Non l'avevo ricollegato, ma è vero, sì, vuote ma doppiate, quindi è un po' una citazione un po' all'atere, però che ci riguarda. In pace. Bello, molto bello. E poi bello. Dice un'altra frase molto bella: sei solo il riassunto di mille racconti e si bagna la fiamma, si spegne la cera e non ci sei più. Mi piace tanto. Quindi tu ascolti bene i testi? Sì, assolutamente, sì. Testi secondo me sono fondamentali. Ti colpisce prima il testo o la strumentazione? E allora, mi colpisce prima di tutto la strumentazione, sicuramente. Poi sì. Io suono il pianoforte, mi piace molto la musica strumentale, non solo quella cantata, ci mancherebbe altro. Però io sono capace di comprare un intero disco solo perché in una almeno ero capace, perché oggi ti scarichi la canzone e sì, basta. Infatti non serve di, più. Ero capace di comprare un intero CD solo perché c'era una canzone e all'interno di quella canzone c'era un passaggio musicale che mi piaceva. Sì. Cioè io mi ricordo che comprai in questo mondo di ladri, di venditti, solo perché c'era a un certo punto un pezzo strumentale quando cambia di tono e riparte che io trovavo meraviglioso, e solo per quel pezzo, che sono 15 secondi sì. di musica, io però te sei comprato tutto l'LP. Sì, sì, ho comprato comunque tutto. Quindi parti, ti colpisce la strumentazione, ma poi vai a finire, poi ti vai alla... Beh, il testo è fondamentale. Poi noi abbiamo una scuola, secondo me, di cantautori che purtroppo non c'è più. Per me l'ultimo cantautore degno di essere chiamato tale a oggi in Italia è stato Vinicio Capossela. Sì. Capossela ha scritto dei capolavori a livello di testi, però noi prima abbiamo avuto una scuola di cantautorato che cavoli da... Tra l'altro hai messo veramente tanto cantautorato. Sì, stasera, sì, ma da Pino Daniele, Baglioni, Cocciante, Venditti, Dalla ha scritto delle cose meravigliose, De Gregori, De André. Ha scritto delle cose fantastiche, Battiato, io adesso non l'ho messa qui perché immagino. Anche perché è difficile selezionare otto solo sì, pezzi. Sì, una canzone come La cura di Battiato sia una delle dichiarazioni bellissima. D'amore più belle che proprio esistano. Bella, sì. Cioè, ci sono veramente alcuni pezzi, c'è Futura di Dalla che è meravigliosa, ci sono veramente alcuni testi che sono incredibili. Poi conosco molto bene il cantautorato italiano perché poi io per un periodo della mia vita, per 2-3 anni, ho fatto anche piano bar e quindi ho dovuto anche studiarle e ho dovuto anche cantare canzoni che sinceramente a me facevano ribrezzo, però, che però erano quelle che andavano, però erano quelle che dovevi cantare, non potevi non fare, però non ecco, poi quando tu senti, che ti posso dire, una canzone degli 883 la metrica, oddio questa sconosciuta, ti si accappona la pelle con i cambi di accento di, sì, di vabbè, quelle cose allucinanti, lo so, soprattutto se vieni dal cantautorato, insomma, esatto, però è... insomma noi abbiamo avuto dei cantautori veramente, Tenco, Gino Paoli, Lauzi, Endrigo, cioè abbiamo avuto veramente dei signori cantautori. Poi ho amato anche molto nella parte femminile, mi piace molto anche e soprattutto anche il canto, la cantante femmina. Aspetta, lo diciamo in diretta? Sì. Giudizi universali, Samuele Bersani. Stavamo parlando un po' nei fuori onda del cantautorato italiano. Sì, e dicevo, adoro, a me piace molto anche quello che è la parte femminile, no? E a parte l'essere cresciuto con Mina, Ornella Vanoni, io c'è un disco che consiglio a chiunque, di qualsiasi età, se non ce l'avete, di comprare, che è un disco della Vanoni, Tochinio e Vinicius, La voglia e la pazzia. Ma quello è bellissimo. Dove all'interno ci sono delle canzoni e delle poesie di Vinicius che sono una cosa veramente da brivido. E, per cui ripeto, sì, sono uno che guarda anche molto al testo. E credo che sia fondamentale. E poi se mi emoziono vuol dire che hai vinto. Sì. Quando ti emoziona un passaggio musicale o ti emoziona una frase. Sì, perché poi è tutta scritta, no? È scritta su carta la partitura, sì. È scritto le parole, però poi devi confezionare, sì. No? Io c'è una canzone che non ho messo. Non ho messo volutamente perché ti avrei chiesto di finirci, se ce l'hai, sicuramente ce l'hai, poi di finirci la trasmissione, che credo che sia la canzone più bella che sia mai stata scritta, che è Alleluia. Mm.
di Cohen. Di Cohen, credo, certo, che sia veramente la canzone più bella che sia mai stata scritta a livello sia di testo che di musica. E io quando sento quella canzone difficilmente riesco a trattenere, guarda, anche già mentre ne sto parlando immediatamente mi sto emozionando. Sì, quindi la comunque trovo... i media, la musica, il cinema, le cose sono cose che riescono a emozionarti. Sì, ultimamente il cinema un po' meno. E anche perché è tutto supereroi, Sì, devo dire che l'ultimo film che mi ha veramente emozionato è un film che poi in italiano hanno chiamato in una maniera assurda, spacciandolo per una commediola, ma tutto è, tranne per chi l'ha visto, immagino che anche tu l'abbia visto, ora vi dirò il titolo, non è assolutamente una commediola, che è A Little Sunshine in a Spotless Mind, ovvero l'hanno chiamato Se mi lasci ti cancello, sì, che è un film con Jim Carrey e Kate Winslet. Ha una regia ed è di una poesia quel film, incredibile, e vedere quelle cose, sì, mi emoziona. Ultimamente c'è stato poco, mi emozionano, riescono a emozionarmi ancora i film della Disney. Quando vai, soprattutto quando ci vai con tuo figlio. Sì, sì, però comunque io poi lui lo vede in una maniera e noi in un'altra. Sì, perché sì, comunque, certo, la Disney non è solo per bambini, anzi. Frozen ti ha emozionato un po'? Frozen. No, mi ha emozionato. Quello un po' mi ha emozionato. Mi ha emozionato Oceania. Sì, bello. Mi ha emozionato quando lo vedi il Gobbo. Sì. E ci sono alcuni film della Disney che ancora oggi mi emozionano. E credo che. Io sono un romanticone, sono uno che nella sua vita ha sempre amato in maniera totale, e mi hanno sempre detto gli amici e le persone, le compagne che ho avuto nella vita, mi hanno sempre detto che io amo come le donne. Passionale, ma per viscerale, anche. Viscerale, mi piace emozionarmi, mi piace emozionare, mi piace riuscire a scaturire un sorriso nella persona con cui sto insieme. Beh, per far cui sorridere, sono uno, far sorridere, sono uno che ti fa le sorprese, che ti fa, cioè, io credo che emozionarsi sia una cosa fondamentale. Purtroppo oggi molta gente non riesce più a emozionarsi, ma perché non vuole. È una forma di difesa, un po' uno pensa sempre l'uomo che piange, non sono assolutamente d'accordo, ho fatto dei pianti nella mia vita, ma piangere e ridere non è la stessa cosa? Sì, no? Poi alla fine è l'emozione, esatto, è l'emozione che è viene sempre fuori, tutto scaturito da un'emozione, esatto, e può emozionarmi un quadro come può emozionarmi appunto un film, una canzone, un pezzo musicale soltanto solo strumentale. E è bello emozionarsi, io credo. Quindi che... sei uno però che si ferma per lasciarsi emozionare, tu. Sì, ma sì. Non è che ti fai colpire, passa e va, cioè no, ti soffermi. Mi fermo, io sono una di quelle persone che vive l'attimo, cioè quell'attimo va vissuto, molti, sì, gli attimi non li vivono, sì, l'attimo va vissuto. Scorre, perché quell'attimo non no, torna, sì, e te lo devi vivere a pieno, sempre e comunque, che sia una cosa brutta, che sia una cosa bella, che sia emozionante, che ti faccia girare il cazzo, che qualsiasi cosa sia va vissuto al momento, ma anche perché il passato è inutile tornarci, ci sei già stato. Il futuro non sai che il cos'è. Il futuro non sai che cos'è, per cui molti si perdono il gusto veramente di vivere l'attimo. Sì, che ne so, quelli che magari vivono l'attimo dicendo ma domani che domani sei domani, goditi quello che hai, sì, in goditi oggi, goditi prendi questo, quello che c'hai oggi e poi domani se ne parla. Domani è un altro giorno. È come quando, che ne so, stai con la tua compagna, che passi 3 giorni insieme, e lei ti dice ma poi fra 3 giorni te ne vai. Ma non te sta preoccupare adesso che fra tanto, 3 giorni me ne vado. Tanto ci sto. Sto qua, godiamoci questo, poi quando arriveremo fra 3 giorni ci sarò e non ci sono, sono partito e poi forse sarà bello rivedersi e anche poi uno e ricominciare, si rivede, no? Esatto, dopo sì. Non bisogna mai smettere di emozionarsi, come non bisogna mai smettere di stupirsi. È vero, hai ragione, mai smettere di stupirsi, meravigliarsi sì, mai, sono forti emozioni anche quelle, bisogna meravigliarsi. Dare tutto per scontato, non va bene. Non... Loretta ti dice che è d'accordissimo, amore. Assolutamente d'accordo con te. Grazie Lori, Lori è una persona dall'anima bella. Eh sì. Preferisci la versione di Cohen o quella di Buckley di Alleluia? Allora,
quella di Buckley è quella che noi conosciamo più famosa. Più famosa, sì. E, ed è bella e struggente, ed è anche bella quella, e struggente, però. Ma la profondità che ha quella di Cohen. E poi è scritta lui. Cioè, sì, infatti. Non, lui. Guarda, ho visto poco tempo fa, forse lo trovate su YouTube, una versione cantata in un teatro meravigliosa. Una versione con tre cantanti liriche e un'orchestra. E quando parte la parte di Alleluia, c'è tutto il teatro abbracciato fra di loro, sì, che canta insieme a loro Alleluia. È trascinante, è una cosa, coinvolgente. Una cosa meravigliosa. Sai, secondo me, che come la direi, che una è la canzone e l'altra è l'operazione commerciale. Sì, assolutamente. La definirei in questa maniera. Sì, anche se anche quella di Buckley comunque bella, ti straemoziona. Sì. Come no? Sicuramente ti straemoziona anche quella di Buckley. Però poi sai, è una canzone molto particolare. Per esempio c'è una versione molto bella a cappella dei Pentatonix, non so se li conosci, un gruppo a cappella. No, non lo conosco. C'è una versione fatta da loro. Questa che me la vado a prendere stasera stessa. È meravigliosa, veramente bella, 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 bella. E ci sono, è una canzone che ti permette di renderla personale, sì, perché comunque è una canzone tua, che puoi far tua, perché dipende da come la canti, dall'anima che ci metti, io mi ricordo che mi piacque anche molto una versione che vidi a un American, forse a un X Factor inglese. E la cosa mi colpì perché c'era questo ragazzo, una trentina d'anni aveva, era un ragazzo padre, e infatti alla fine dell'esibizione poi c'è il figlio che corre sul palco e lo va a abbracciare, io pregnone come sono emozionato, ma ti dico, io mi sono messo a piangere quando muore la mamma dei bambi, cioè voglio dire, no, è normale, io mi emoziono, non c'è niente da fare, piango davanti al televisore, mi commuovo e sono ben felice di farlo. E, però ripeto, è una canzone, secondo me ti lascia la libertà di cantarla, di esprimerla come vuoi, di tirare fuori quello che hai dentro. E, però la versione di Cohen, l'originale, è un'altra cosa, ha uno spessore particolare, molto salutiamo particolare. Stefano che si è collegato adesso, Federico che si è collegato adesso, e ringraziamo per la condivisione, perché non l'abbiamo detto stasera perché abbiamo veramente parlato molto, però ci piacerebbe che condivideste sulla vostra pagina Facebook il video che state vedendo, perché è una bella trasmissione che ci sta piacendo molto, e anche il video il gradimento vostro, quindi sarebbe bello farlo se vi va. Grazie, naturalmente grazie. Per la condivisione già effettuata ringrazio Gabriele, ringrazio Giovanni, ringrazio Franca, ringrazio Monica, ringrazio Valeria, grazie Vale. Anche Giovanni, Alessandro ricordiamo Valeria, amica sua, amica solo mia, sì, assolutamente, e anche Roberto e anche Paolo che ha condiviso un po' di tempo fa, e Alieno Intelligente l'abbiamo già ringraziato. Condividete sulla vostra pagina, non è mai tardi, e come dico sempre è la maniera per essere 2.0, anzi che dico 9.0 con noi, di essere veramente social. Ci piace molto. Allora, forse in questo momento Leonard e Jeff staranno cantando Alleluia da qualche parte. Magari insieme, ascoltando. Magari. Ma anche perché io sono sicuro che a Cohen piaceva la versione di Jeff Buckley, sono convinto. Secondo me sì, non era una Valeria di fan pernacchione. Ci sarà un motivo. Spero sia un pernacchione. E Franca concorda con te, grandi veramente. Ma è ancora valida quella cosa assurda per cui siete contrari al fatto che vi viene ad ammirare ai turni, dice Christian. Ma guarda, io non sono uno di quelli che gli frega qualcosa se ci venite ad ammirare ai turni. Non mi interessa, nel senso che non interessa, mi fa piacere se vuoi venire a vedere. Non sono uno di quei doppiatori che dice no, preferirei che non assistano. Non me ne può fregare nulla. Io un poi attimo dopo, da direttore sono il primo che quando c'è qualcuno che vuole assistere chiedo all'attore in sala se. Beh, certo. Perché giustamente ci mancherebbe altro. Però no, io non ho mai avuto problemi di sorta. Anche Carmela dice sarebbe davvero bellissimo poter assistere ai turni. È anche vero che comunque nel frattempo stiamo lavorando, sì, e che certo, quindi poi si crea la situazione che magari ci sono 4-5 persone. Poi a me succede che dico sì, non c'è problema, poi mi metto a leggio e mi dimentico completamente che ci stanno delle persone che ascoltano, perché sono concentrato. Vabbè, che siamo sul pezzo, concentrati, sì, sul lavoro. Sul lavoro e queste certo, cose qui. Quindi certo, non è maleducazione, è semplicemente che stiamo lavorando e quindi
ci immedesimiamo. Senti, ma posso fare una cosa? Non so, te la devo chiedere il permesso. Posso fare pubblicità? Falla. Davvero? Falla. Posso fare una pubblicità, uno spettacolo? Devi. No, perché abbiamo parlato di Jeff Buckley e di Alleluia. Isabella Pasanisi. Ciao Isa. Isa, ciao Isa. E ciao Enzo, grazie ciao per essere con Isa. Noi. No, volevo fare pubblicità, mi è venuto in mente adesso parlando di Jeff Buckley e di Alleluia. Voglio fare pubblicità, uno spettacolo che merita assolutamente di essere visto, che è uno spettacolo sulla famiglia Buckley, uno spettacolo di Francesco, di Ciccio, Francesco Meoni, sì, che dalla prossima settimana sarà in scena di nuovo al Teatro 2. Mi sembra dal 20 di gennaio, dal 20 o dal 24, non mi ricordo, forse dal 20. Sarà in scena al Teatro 2. Per chi ama Jeff Buckley e ha amato il padre, che è stato un altro signor musicista, hanno avuto poi una storia molto simile e un rapporto tra di loro molto travagliato. Francesco ha creato questo spettacolo che parla appunto del rapporto fra padre e figlio, e con la musica dal vivo, lui che canta, un altro ragazzo che canta e un'orchestra, un gruppo che suona dal vivo. È uno spettacolo che merita veramente di essere visto. Vi consiglio. A Roma, ovviamente. Assolutamente a Roma, al Teatro 2, a Via Due Macelli. E va, io non sono uno che si spertica in complimenti, però questo spettacolo veramente è fatto col cuore, e andatelo a vedere. Se potete, andatelo a vedere assolutamente. Bene, sono molto contento, anche perché Ciccio Meoni giustamente ha bisogno, secondo me, non ha bisogno, però è bello quando c'è uno spettacolo che merita, dire che c'è. Mi è venuto in mente ora parlando di Alleluia. Poi tu sei molto teatrale, tu vai molto a teatro, li vedi gli spettacoli. Sì, ne ho visti veramente tanti. Ne vedi tanti, sì. Devo dire, questo veramente è uno spettacolo che merita. Tornerò a vederlo, perché so che comunque rispetto a quando l'ho visto io ha cambiato un po' di cose, è cresciuto, e lo andrò a vedere sicuramente, ma vi consiglio di andarci perché è veramente un bellissimo spettacolo. Ci saluta Gabriele, grazie per questa bella serata, grazie a te Gabriele di essere stato con noi. Ciao Gabriele. Enzo ci chiede quanto dura un turno. Dura tre ore, ce ne sono tre al giorno, quindi lavoriamo a 9 volte ore, anche 4. A volte anche 4, quindi lavoriamo tra le 9 e le 12 ore al giorno, esatto, quando siamo a pieno ritmo. Esatto. Dunque, io ho caricato il brano perché tu mi hai detto che vuoi chiudere con lui. Ah, perché questo non lo mettiamo. E questo lo dobbiamo mettere, quindi. Allora mettiamo prima questo. Infatti ho già caricato questo. Ah, ok. È già là sul deck. E questo, spiegamelo, perché questo è un brano. È un brano decore. Sì, è un brano decore. È un brano, tanto per cominciare, parla dell'anno mio di nascita. Ah, vabbè. Giusto. E io sono un amante, io sono un calciatore fallito, tra virgolette, nel senso che c'è stato un momento nella mia vita, a 13 anni, che ho dovuto scegliere se giocare a pallone o continuare con il doppiaggio, l'arte e tutto quanto. Difficile. E a oggi mi rendo conto di aver fatto la scelta sbagliata. No, nel senso che, sai, a 13 anni comunque recitare ormai ce l'hai dentro, c'è l'istinto, sai recitare. Sì. Cioè non puoi diventare cane, sì, sai recitare. Io avrei dovuto giocare a pallone perché ero anche molto forte. Dovevo giocare a pallone, fare i soldi, diventare famoso. E poi, come tanti fanno, e poi adesso, altro che talent che saresti, esatto, stato. E poi mettermi a fare l'attore. E io quello ho sbagliato. Solo che giustamente io andai a fare, sai, con mio padre, andammo a fare il provino. Poi tornammo a casa. Una dove, volta che secondo te dove posso essere andato a fare il provino? Sì. E mi avevano anche preso alla Lazio. No, i giovanissimi. E non dicevo niente a mia madre. E feci questo provino. Quando arrivò la risposta che ero stato preso, a quel punto andammo da mia madre, diciamo, ma è successa questa cosa. Che se fa? Che se fa? E lei mi ha detto: Davide, la scuola, i turni e una cosa del genere vuol dire allenamenti 4 giorni a settimana. E scegli o uno o l'altro. Tutte e due non si possono non fare. Si possono fare. E quindi scelta tua fu? Sì, fu una scelta mia, però il calcio è rimasto comunque nel cuore. L'ho tramandato anche a Giacomo. Come passione, anche se ero l'unico laziale di tutta la famiglia, sono riuscito a farlo diventare della Lazio. Che vabbè, tutti mi hanno chiesto: c'avevi un. Mi hanno detto: no, ma perché Paolo Ciccio hai fatto diventare della Lazio? Io ho sempre dato questa risposta: perché bisogna imparare a soffrire fin da piccoli. Devi capire cosa vuol dire soffrire nella vita. E allora l'ho fatto diventare della Lazio. Però ecco, amo il calcio e trovo questa canzone una bellissima poesia verso il calcio, verso chi lo ama, ed è stato anche, oddio che meraviglia, già come parte, sì, no, è meravigliosa, ed è stata la canzone che poi ho messo quando ho fatto un video di Giacomo,
e di tutte riprese fatte nell'estate, di noi che giochiamo a pallone, mia e sua, dove non ci sono suoni, nulla di nulla, cioè, ci sono le immagini di un papà e un figlio e una mamma, e con questa canzone sotto, e mi emoziona, è una canzone che mi emoziona da morire. Francesco De Gregori. Sole sul tetto dei palazzi in costruzione. Bella. Questa è proprio. Soprattutto poi quando apre alla fine, l'apertura finale. Questa è una di quelle che apre. Già parte il brivido, già parte il brivido totale. Sì. E siete su Facebook in questo momento, perché sulla radio c'è la canzone pulita, c'è De Gregori. E che cosa state guardando, se siete nuovi, se non siete mai stati con noi? State guardando i fuori onda di una trasmissione radiofonica. Il giovedì sera su Radio Cigliano ci sono degli ospiti. Stasera c'è Davide Lepore. Stasera c'è Davide Lepore. Stiamo cazzeggiando insieme, raccontando un po' quello che ci piace, insieme a voi che chattate qui su Facebook. Grazie Franca, benissima. Franca dice: meno male che hai scelto questo messaggio. È vero, grazie. Poi sono tutte cose. Un influenzato, Luke, ci dice che è influenzato in questo momento, ma ci sta seguendo lo stesso, e magari guarisci. Chi lo e sa? Magari guarisci. State guardando i fuori onda di una trasmissione radiofonica. Sulla radio c'è la musica pulita, e noi invece continuiamo a parlare per essere qui con voi in video e per farvi vedere un po' la vita, per descrivervi un po' Davide Lepore, che è l'ospite d'onore di questa serata. Io mi riposo un po' e Davide io parlo. Volevo rispondere a Pasquale, che chiedeva a Valeria, nostra amica appunto doppiatrice, anche lei Valeria Vidali, se era la sorella del doppiatore di Remy Fabrizio, ma Fabrizio è Vidale, sì, con è la Vidale. E è diverso. Ciao Davide, grazie di essere con noi. Chi è Davide? Chi? Dove Davide sta? Marzi è entrato, è entrato in questo momento. Ciao Davide, grazie di essere con noi veramente. Allora, ci stiamo un po' allungando sulle due ore, ma ci allunghiamo sempre, perché poi alla fine, ci piace chiacchierare. Vabbè, dai, poi quando arriveremo all'ultimo pezzo lì ci saluteremo. Vedi, assolutamente questo, però attenzione, attenzione. No, vabbè, devo dire che non... Ha dei ricordi bellissimi quella canzone, ma poi ci arriveremo. A lei. Avete qui Davide Lepore, quello che dico sempre io, quindi mi raccomando, sfruttatelo, perché non è semplice avere una persona della quale avete stima come professionista, come uomo. Mi sembra di sì, guarda, sì, vabbè, c'è dire, un gradimento totale, c'è veramente. Stato una bella, fa piacere. Ci è piaciuto veramente molto, quindi fategli domande, come Christian, che dice: il tuo anime preferito? Non amo gli anime. Però sì, diciamo che io il cartone animato giapponese non lo amo particolarmente. Ma vuoi sapere di quelli che ho doppiato o di quelli in generale? Perché ci sono anche tanti anime che io non ho doppiato e che magari non conosci, che certo, magari non sì. conosco. Ma tu eri uno di quelli che quando... No, tu andavi a giocare a calcio, quindi forse ci stavi poco davanti ai cartoni animati quando uscirono i Goldrake, i Mazinga. Beh, no, io ho amato la follia. Per me il mito è sempre stato Jikirobo. Bello, ho amato Jikirobot. Te lo guardavi? Sì, e ce n'era un altro che io amavo molto, che non ho mai più rifatto. Mi piaceva perché era tutta una storia di droidi, di cose, che era Daltanius. Bello, ma come? Mi piaceva no? tanto con una proprio bella la storia, sigla, tra l'altro. Ma poi mi piaceva sì, proprio la storia di Daltanius. Poi chiaramente siamo tutti legati a Goldrake. Non ho mai amato né Mazinga Z. Mm. E ho amato alla follia Lupin. Col grande Roberto, Lupin, del giudice. Sì, assolutamente. Sì, prima con Roberto e poi con Loris anche. Sì, Lodi. Sì. Lupin l'ho sempre amato. Di quelli che ho doppiato, probabilmente Golden Boy e anche gli Orange Road, mi sembra si chiamassero. Mm. Erano molto carini, molto divertenti. Si torna in diretta. Attenzione. Francesco De Gregori, eccoci. La leva calcistica della classe 68, un bel pezzo che veramente evoca tanto. Sì, sì. Evoca tanto, perché sì, poi sì. mischia musica, calcio e poi apre, poi alla, che fine, apre sì. alla fine è proprio bello, bello, bello. Selezione di Davide Lepore in diretta su Radio Cigliano. Ricordo, se ce ne fosse ancora bisogno, di andare sulla pagina di Radio Cigliano se state guardando da una condivisione il video, perché non vi vediamo sulle condivisioni. Se volete partecipare, se volete scrivere, andate sulla pagina di Radio Cigliano, mettete un like se non l'avete già fatto sulla pagina, poi cercate il video, ci cliccate sopra e a quel punto potete commentare con noi. Questo video lo troverete anche sulla pagina YouTube di Radio Cigliano, che vi faccio vedere immantinente perché è ripetita Juvent, perché ci sembra carino. Ma non ho mai questa... colto sto ragazzo. Mamma mia. Ma non è colto. Pagina YouTube di Radio Cigliano, non si dice mettete il like, ma si dice iscrivetevi. Mi sono stato bacchettato pesantemente. Ah, sì? C'è del glossario preciso, ci sono delle parole YouTube. Precise. Per YouTube. E iscrivetevi al canale YouTube. Certo.
YouTube, certo. Dopodiché troverete tutti i video in HD delle, tutte le trasmissioni che stiamo facendo in questo periodo, e c'è anche quella con Davide, ovviamente, che sarà lì domani mattina. Che sarà lì domani. Bene, allora, molto, noi abbiamo bene, veramente fatto scialato, excursus, no, poi un bel excursus su tante storie, tante, sì, situazioni. Sì, diciamo, oggi mi sono un po' confessato, tra virgolette. Beh sì, perché no? Un po' vuole essere anche questo, secondo è me. È un chiacchierare, no? Delle proprie emozioni, delle proprie esperienze, della propria vita, e fa piacere comunque farlo in questo modo. E tornando al discorso di prima, è bello, e questo ti dà, ti risponde un po' alla domanda che mi hai fatto prima. Come vedi, abbiamo fatto un excursus attraverso della musica, sì, attraverso delle canzoni, con un pretesto che però poi ti, esatto, ti aiuta per a cui tirar fuori. No, la musica è una cosa, è un condimento giusto, è una cosa meravigliosa la musica. Però, tornando alla cucina, sì, no? È il condimento, sì, giusto anche. Io credo non potrei vivere senza la, sì, senza musica. Tu sei anche adesso la tecnologia, quando stavamo con i Walkman era un casino, che meraviglia, sì, era bello, però era un casino. Le prime volte giravi con queste cuffiette che la gente ti guardava, sì, e diceva, sì, che cantavi, il cassettone, sì, capito, attaccato là, sì, però sì, la, sì, musica era limitata. Adesso hai tutto lo scibile umano a portata tutto di mano, che vuoi. Quindi tu giri con le cuffie, per esempio? No, non sono uno che gira con le cuffie, non amo usare le cuffie in motorino, non... sono uno che per esempio in macchina ascolto tanta radio, sì, cosa che non faccio a FM, casa, sì, sì, ascolto tanta radio, e invece è una cosa che non faccio a casa, anche se ho una radio in bagno, per esempio, che comunque la mattina un po' di musica ci vuole, un po' di musica, diciamo che a oggi sono diventato di più, più un ascoltatore di musica a casa con le cuffie, perché poi a me piace sentirla a volume, e non si può fare, che non si può fare, esatto, e quindi quando decido, o mi metto alla scrivania con le mie cuffione e mi rilasso e mi ascolto la musica, e quando è estate mi prendo l'iPod con le cuffiettine e mi metto in terrazza, sul divanetto, bello, in terrazza, bello. Quindi insomma questi strumenti che sembrano un po' demoniaci però sono, no, utili, assolutamente sì, la musica è, come c'è sempre stata una particolarissima attenzione scelta nelle musiche che sceglievo per i miei spettacoli, perché comunque sono la colonna sonora della nostra vita di tutti i giorni. E quando una canzone o un pezzo strumentale riesce a evocarti delle immagini, vuol dire che ha preso, ha colto, certo, il segno, traguardo, sì, 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 assolutamente sì, ha vinto. E poi ripeto, poi mi piace, adoro suonare, per cui suono il pianoforte ogni tanto, ecco, passo anche la mia oretta al pianoforte di strimpellamento, sì, ti abbandoni, sì, sì, vado lì, ci canti proprio pure? A volte sì. Da solo, anche io sto parlando, cioè, sì, insomma, sì, guarda, con l'amici sicuramente. Guarda, sul mio Facebook, proprio ieri, per ricordare Wicked, ricordare cose, non canto una canzone di Wicked, ho pubblicato per la prima volta, non l'avevo mai fatto in vita mia, ho pubblicato un video di me al pianoforte che canto, e che canto una canzone che trovo meravigliosa, che molti non sanno, che Make Me Feel My Love, che è una canzone che tutti hanno conosciuto con Adele, nella, sì, versione di Adele, ma è una canzone che sarà scritta da Bob Dylan, e che poi ha portato a successo anche Billy Joel, e che è un atto, è una canzone d'amore incredibile, ha delle parole bellissime, e ieri mi sono messo, l'altro ieri, al pianoforte a cantarla, e ho fatto un video e l'ho messo su giustamente, su Facebook. Uno condivide anche le proprie esperienze, no? I, sì, propri, io, momenti, poi ho il Facebook aperto, per cui voglio tutti dire lo possono, sì, vedere, sì, sì, senza problemi, sì, e non ho nulla da nascondere, assolutamente, e però sì, mi metto lì, canto, suono, mi sfogo. È catartico, sì, 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 sicuramente, sì, sì, è catartico. E questa, che è l'ultima canzone, è una delle canzoni che amo di più cantare in assoluto, diciamo un po' il mio cavallo di battaglia tra virgolette, però è una canzone a cui sono molto legato per un altro motivo, sì. Allora, intanto è la canzone che io regolarmente metto ed è pronta nello stereo, e qui torniamo ai discorsi di prima, è la canzone, io spingo play e scendo dal traghetto e arrivo all'Isola d'Elba. Cioè, questa è icastica proprio. Sì, sì, allora io quando sto dentro alla nave, che ancora non ci fanno scendere, si apre il portellone della nave, la fila che aumenta, quando sta per toccare a me che devo fare tu e scendere sull'isola, spingo e parte la canzone. E questo è un ricordo. E poi c'è un altro ricordo che è legato a un mio carissimo amico che purtroppo non c'è più e che tutti conoscete, che è Alex Baroni,
una delle più, credo che voci come quelle di Alex ne nascano una sì, ogni cent'anni. Hai assolutamente ragione. Una ogni cent'anni. Alex aveva una voce incredibile, purtroppo è successo quello che è successo ed è stata una disgrazia non solo per gli amici come me che conoscevano Alex in maniera più stretta, ma credo che proprio per la, proprio tutto quello che è stato, quello che è la musica italiana, una perdita di Alex sia stata una grossissima perdita. E io e Alex ci siamo conosciuti all'Isola d'Elba, perché Alex suonava in un locale dove io andavo da Giannino, piano bar, insieme al suo gruppo che si chiamavano Imetrica. E quando poi morì Ale, noi Alex, noi organizzammo insieme al fratello un concerto qua a Roma, ai Fori, dove vennero tutti gli amici di Alex, compreso Renato, c'era Giorgia, c'erano tanti tantissimi cantanti. E poi decidemmo di fare una serata e per lui anche all'Isola d'Elba nel locale da Giannino, bello, bello, dove bel però ricordo. Facemmo questa serata solo esclusivamente con musicisti, non c'erano cantanti, c'erano tutti musicisti e c'era gente seria, voglio dire, da Paolo Costa a Faso, che è il bassista di Elio, Davide Cesario, che è il chitarrista di Elio, e tutti noi amici decidemmo di cantare noi quella sera e io cantai questa canzone e dedicandola chiaramente a lui, perché io amo questa canzone e perché era una di quelle canzoni che cantavo con lui, mi chiamava sul palco quando andavo a sentirlo la sera, mi chiamava sul palco e la cantavo insieme a lui. E amo questa canzone. Già l'attacco. Sì, no, amo questa canzone. Questa credo, ecco, dopo Alleluia, credo sia un'altra delle canzoni più belle che siano mai state scritte. E lui, soprattutto Bob Marley, era una grande persona. Io ho letto un po' di cose, mi sono documentato su quello che comunque era il suo pensiero, ma poi basta andare a leggere alcuni dei suoi testi, e questa soprattutto perché credo che sia il titolo di questa canzone, credo che sia, a prescindere da quello che poi è il significato all'interno del testo, e credo che non ci sia niente di più brutto che vedere una donna piangere. Bob Marley, No Woman, No Cry. Che meraviglia. È bella, è proprio bella questa. Tra l'altro questa è un live con... Beh, la versione quella, sì, che quella più famosa, diciamo, sì, quella più si ascolta. Purtroppo, non so, sì, tu quale hai preso, perché ce n'è una. Hai preso quella da 6 minuti? Quella e allora 6, vuol sì, dire che c'è anche tutto l'assolo di chitarra. Sì. Perché in genere quando parte l'assolo di chitarra vanno a scemare, sì, e lì finisce, sì, e invece qui, anzi, vedo, no, che da 6, quella, questa è da 707, è quella, esatto, è quella con, quella totale, con tutto l'assolo, diciamo, di chitarra, sì, di, quella totale in mezzo, veramente, sì, sì, allora sì, ci sì, sono delle altre domande per te. Eccoci. Intanto Christian dice: per un aquilotto come me hai fatto Napoleon in Ollie e Benji e Sakai nella squadra del cuore. È vero, è ciao, vero. Carl che ci segue da Filadelfia, quindi aquilotto ci piace molto. Ma ci stai guardando, aquilotto? Penso di sì, era un po' vecchia questa cosa perché l'ha scritta un po' di tempo fa. No, perché Davide, se ci sta guardando o solo ascoltando, perché se ci stai guardando ti faccio vedere una cosa. Sicuramente no... ci sta guardando perché da Facebook ci... Sì, allora ti faccio vedere una cosa. La telecamera è quella. Questa è proprio fede vera, sì, è sì, proprio fede vera. Sì, ma io sono... Io ho 20 anni di curva alle spalle, io sono stato anche un delinquente, voglio dire. Ero tutto sempre il piccolo lord, le cosine, poi allo però stadio... Però poi allo stadio... Allo stadio ho preso già tante di quelle manganellate. Mamma mia. Tante. Ci dice Paolo: ciao Davide, ma Yusaku in Orange Road l'hai doppiato nel ridoppiaggio romano o nella prima edizione milanese con Donatella Fanfani? No, nel doppiaggio romano. Nel doppiaggio romano. Una curiosità ci chiede Nicola: come mai nella sigla dei Griffin Stewie ha la tua voce quando dice più out che in? Questa è una cosa che ci hanno chiesto in tanti, perché ci fu un errore, ovvero non siamo noi a cantare. E la canzone fu fatta e fecero dei match test proprio? Sì, fecero dei match, sì, test, ci sono le voci che assomigliano, credo che forse soltanto la frase iniziale sia Antonella, non mi ricordo bene questa cosa, e però credo che quando loro chiesero il file per poter imitare la voce, poi follia perché io che faccio Chris,
sono uno che canta e che canta tutt'oggi per la Disney. Brancucci mi chiama, io spesso mi è capitato anche di sostituire i colleghi che non cantavano, sì, e sì, cantare, sì, al posto loro. E Stewie è Nanni Baldini, che è un altro signor cantante. Porca miseria. Non siamo noi che cantiamo nella sigla. E quando gli mandarono il file, credo che gli mandarono il file sbagliato, del figlio sbagliato, che diceva la frase. Ma dai. Sì, e penso, è l'unica spiegazione che ci siamo dati è questa. Perché voi non ve la ricordate sta cosa? No, per cui suppongo che gli sia stato mandato un file del figlio sbagliato dei Griffin, e quindi loro hanno imitato la mia voce invece che quella di Nanni per fare. Quindi non sei tu, sembri tu, ma non sei tu. No, no, sembro io, ma non sono io. Sì. Sì, sì. Sembro io, ma non sono comunque io. Sì, Vabbè. Sono cose che succedono quando le cose sono stratificate, no? Che tu fai il doppiaggio, poi c'è la parte cantata, non c'è grande comunicazione, oppure c'è anche, esatto, però poi può succedere l'errore. No, ma poi stiamo parlando proprio della primissima serie. Inizio. Noi adesso stiamo facendo, credo, la 12ª stagione, forse. Quindi inizi 2000? Sì, più o meno. Più sì, o meno, quando sì. Poi le attrezzature... eccola qua la chitarra. Quando poi le attrezzature tecniche non erano così sofisticate come adesso, no? Questa è tua. Adoro. E quindi magari si poteva sbagliare proprio perché non eravamo ancora... Adesso sbagliare, se sbagli con le attrezzature che c'è adesso, è perché veramente c'è un po' di sciatteria, io dico. Sì. Ma 20 anni fa era ancora difficile, era ancora facile sbagliare. Sì. Ma poi ripeto, io credo veramente sia stato un come si dice, lo dico la marca, un misunderstanding. Perché sì, perché il Stevie che con la voce mia gli hanno mandato il file sbagliato, del figlio sbagliato. Gli hanno mandato il file da imitare sbagliato. Eh sì. Bel cartone, Gigi la Trottola. Hai doppiato qualcosa in quel cartone, te lo ricordi? No, non feci niente. Non hai fatto niente, sì. Me lo ricordo, Gigi la Trottola. Come no, con Stefano Nofri che faceva Gigi, come ce lo ricordiamo tutti quanti. Stiamo parlando dei primi anni 80, credo. Sì, primi anni 80. Quando i cartoni animati erano particolari, perché veramente ti ricordi adesso, come dico sempre io, ho ancora un minuto e mezzo, quindi c'è chi adesso ha 40 anni e siccome ha fruito dei cartoni animati quando era ragazzino lo vede come un media, come tanti, certo, come i film, certo, come i telefilm, certo. Mentre quando noi abbiamo cominciato e noi li vedevamo i cartoni animati, quindi sapevamo di che tipo di media si trattava, e i direttori dell'epoca li vedevano con un occhio stranito, sì, capito? Sì, non come erano... se fosse una capivano bene che cosa fosse, non riuscivano, sì, a capire, non avevano, sì, la cultura per capirlo. È vero, è verissimo. E certo, poi sono cambiati proprio i cartoni animati. Ah sì, completamente. E sì. A oggi, quando parliamo comunque di Simpson, di Griffin, c'è questo voler per forza metterli in orari delle 2 di pomeriggio per i bambini. Non sono cartoni animati per bambini. Assolutamente adesso lo stanno iniziando a capire, ma dagli anni 90 2000 non lo capivano. Ma la prima serie dei Simpson, io ancora mi ricordo, andava in onda la domenica sera alle 11:30 di notte, perché era particolare, era dissacrante, era cinica, era cosa che lo è ancora adesso, come lo sono i Griffin, come lo sono i Bob's Burger. Voglio purgarli, noi che ci dicono purgateli. Edulcorate, ma vai a prendere, che ti posso dire, ti ricordi la serie molto carina che adesso credo che la facciano a Torino adesso? E, come si chiamano? Sì, ho capito perfettamente, non mi viene. Oddio, tutti i piccoletti e Bassetti. Kevin è morto! Tutti i cicciottelli, sì. Dobbiamo rientrare, aspetta. Bob Marley, No Woman No Cry, ultimo pezzo di Davide Lepore questa sera su Radio Cigliano a Dopo Cena Con. Stavamo dicendo che, parlando dei cartoni animati, poi c'è anche un'altra domanda, un paio di altre domande per te, ma parlando dei cartoni animati, che adesso voler per forza dire che i cartoni animati sono un prodotto per i bambini è una visione un po' miope del cartone animato stesso, perché molto spesso ci sono dei cartoni animati per South Park. Grazie, esattamente, Benjamin, South ci Park. Sono dei cartoni animati che non sono proprio diretti ai bambini. No, e appunto, tornando a South Park, c'era la prima puntata, si chiamava Kevin e la sonda anale. Adesso io a livello di linguaggio, sì, posso anche edulcorarlo, ma a sempre livello nel culo immagine, ce la metteva. Ma a livello di immagine, se io vedo che se la sta mettendo nel culo, come faccio a edulcorarlo? Non lo posso edulcorare. Certo, la devi tagliare, ma allora tagli la puntata. Ma non puoi farlo, a meno che tu non abbia comprato i diritti.
Io mi ricordo quando doppiai. Però lo facevano tanto. Quando io doppiai Paso Adelante, che era una serie che andava al pomeriggio su Italia 1, era una storia di ragazzi di 18 anni, 19 anni che erano in questa accademia di una specie di fame spagnolo era. E in Italia comprarono i diritti e quindi si poterono permettere addirittura di tagliare intere scene, che è una cosa che veramente che io regista, se lo vengo a sapere, ti metto le mani addosso, però succede questo, perché hai deciso che la slot è quella sbagliata, praticamente, e a volte perché guarda, non sai fare il tuo lavoro. Tutti però questo vuol dire che ci stanno seguendo, sicuramente sì. Una curiosità: perché nei trailer dei film a volte il doppiaggio è diverso dalle voci poi scelte come definitive? Allora, io ti do la mia risposta, poi non so se Alessio ti vuole dare la sua. Può succedere, capita a volte che il trailer debba andare di corsa e che la persona che poi lo doppierà non abbia il tempo di poterlo fare, e quindi a volte succede che ci sia una voce diversa, e questo è successo a volte di doppiare il trailer e poi magari il film veniva cambiato di direttore, cambiato di società, e quindi veniva cambiato anche quella che era la distribuzione. A volte si fa il film, si fa il trailer che arriva 8 mesi prima, 9 mesi prima del film, e si fa con delle voci che sembrano giuste, poi vengono chiesti i provini, che magari vengono mandati in America o dove vengono mandati, vengono scelte altre voci e a quel punto va così. Io mi sono assolutamente sganciato però rispassosissimo nei panni di Robert di Passo Adelante. Passo Adelante, quello di cui parlavamo. Grazie Luigi che ci sta scrivendo su Spreaker. Mentre Davide Carbolino. Ciao Davide. Ciao Davide, grazie di essere con noi. Poi ci dobbiamo parlare io e te. Allora, volevo. Grazie a Pasquale che ci ha seguiti finora e che dice che va a dormire. Notte anche a Vale che va a dormire. È anche ora che è anziana. È anche ora, assolutamente. La tua amica Vale. Sì, la mia amica Vale, che anche lei ha una certa età, e quindi è il caso che vada a dormire anche lei. Allora, noi abbiamo esaurito le canzoni. Grazie di essere stati veramente con noi. Io adesso devo tirare la sola a questo individuo perché c'è una cosa che ovviamente non gli ho detto, come non la dico a nessuno, perché poi molti ci seguono, ma difficile che ci seguano fino alla fine, e quindi non sanno bene come funziona la fine di questa trasmissione. Io intanto spogliare? Non è una cosa così estrema, è molto molto più semplice. Io intanto vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo quali sono i prossimi appuntamenti di Radio Cigliano. Sabato alle 16 e ci sarà Tre Gusti, Si Smeglio Che Tu, con Tiziana Guida, Alessandro Bianconi, Alessio Cigliano. Facciamo un po' di cacciare insieme anche sabato prossimo, quindi non mancate. Martedì alle 22, 4 p.m. ora di New York, in diretta su Radio 1 New York e in diretta su Facebook, ci sarà Due Gusti, Si Smeglio Che One, speciale New York, io e Alessandro Bianconi. Giovedì prossimo un altro Dopo Cena Con. Questi sono i live della trasmissione. Dopodiché, se andate sulla pagina Facebook di Radio Cigliano e cliccate sul tab live che vi sto facendo vedere in questo momento su Facebook, potete ascoltare la radio sempre e scaricarla, l'applicazione dedicata alla radio, dedicata al live della radio, da Apple Store o Google Play. Andate, cercate Radio Cigliano, scaricatela sul vostro telefonino, musica 24 ore al giorno, niente pubblicità, è una radio che vuole essere semplicemente questo, vuole essere un divertissement per tutti quanti, bella musica sempre disponibile in ogni momento 24 ore al giorno. Come parli bene, ti piace? Questa me la so studiata, sembri uno vero. Allora, intanto tutti ci stanno dicendo buonanotte, grazie a tutti quanti. Ma prima di chiudere, adesso io ti do anche la telecamera frontale, perché questa? È giusto? Sì, hai questa telecamera frontale. Che devo fare? Niente, semplicemente, facile, chiudi la trasmissione. Potresti chiudere anche così. Non potrei anche chiudere questa maniera. Sarebbe un po' Shining, però. No, io chiudo la trasmissione. Sì, un po' Shining, in effetti. Chiudo la trasmissione ringraziando Alessio, prima di tutto, per avermi ospitato, perché ho passato veramente 2 ore e mezza bene, in allegria. Mi è piaciuto parlare di me e condividere queste cose insieme a tanti, tra virgolette, anche fan e non solo amici, che magari molte cose di noi non sanno, e sono curiosità che fa piacere comunque condividere.
E come possiamo chiudere la trasmissione? Tornando forse al concetto di prima? La musica. Fate quello che sto facendo io con mio figlio. Mio figlio passa a cantare dal Willkommen di Cabaret, il musical, a Andiamo a comandare, che è immancabile. O a Sofia, queste canzoni qua. E divulgate la musica sempre, e non abbiate, come ho detto prima, non abbiate mai paura di emozionarvi, non smettete mai di stupirvi, e continuate a seguire Alessio, perché sta facendo veramente un bel lavoro, perché è divertente per me. È stato divertente stare qua, e so che anche chi mi ha preceduto è stato molto bene. E un buonanotte a tutti. E come possiamo chiudere? Vuoi che chiuda proprio in maniera più... Sei padrone. Tipo i sogni aiutano... Mamma mia, Marzullissimo. Marzullissimo, no, una... Vediamo che come si può concludere. Ci vorrebbe una frase un po' ad effetto, no? Sì, sai quelle cose? Sei padrone. Quelle frasi un po' d'effetto. Guarda, chiuderò con una cosa che ho postato poco tempo fa. E ricordatevi sempre che il destino ha un piano per tutti. Cazzi tuoi se hai studiato la chitarra. Bellissima! Grande! Signore e signori, chiudiamo prima sulla radio e poi chiudiamo su Facebook. Grazie di essere stati con noi, veramente. Grazie della partecipazione. Grazie, Davide. Grazie di essere stato qui e di esserti prestato a questa introspezione. Nell'artista, uomo e tutto quello che sei, Davide Lepore. Appuntamento a sabato, il live continua. Restate su Radio Cigliano. Grazie a tutti e buonanotte. Ciao! E adesso chiudiamo anche con voi su Facebook, perché non è finita qua. È finita praticamente. Siamo stremati perché è stata una lunghissima diretta, ma ci siamo veramente divertiti molto. Grazie a tutti, buonanotte a tutti, siate bene, siate felici, come dice Davide, sempre, ricordatevelo, sempre felici. Sempre! Ciao!